Ok, potete andare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento in cui rievochiamo a distanza di 76 anni l'uscita dai campi di Auschwitz. Questa giornata è in collaborazione tra il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti e la Casa della Cultura. Per chi ha la brochure, avrete modo di vedere che vi sono due sessioni, ma in realtà per ragioni tecniche non ci potrà essere alcun intervallo. E come potete vedere dai partecipanti, avremo fondamentalmente due colloqui, uno tra uno psicoanalista nella prima parte della mattinata, il dottor Semi, e uno storico che è il dottor Vercelli. Nella seconda parte della mattinata ci sarà il dottor Maurizio Molinari, che è il direttore di Repubblica, e la psicoanalista Lorena Preta. Vorrei dire due parole a proposito dell'organizzazione di questa giornata, un'organizzazione naturalmente molto più complessa rispetto agli anni precedenti, visto che la stiamo affrontando in remoto, in streaming, e essa nasce da un gruppo di studi di ricerca sui traumi storici e collettivi e le loro tracce nella cura sul pregiudizio e sull'antisemitismo, che era stato promosso nel 2005 dal Centro Milanese di Psicanalisi. Il gruppo poi si è esteso a degli psicoanalisti soci della Società Psicoanalitica Italiana e ad altre società psicoanalitiche aderenti all'International Psychoanalytical Association, che fu fondata da Freud e che raggruppa le società psicoanalitiche di tutto il mondo. Il gruppo, appunto, organizza ogni anno attività legate alla giornata della memoria con conferenze, performance artistiche e musicali. Le attività si svolgono a Milano, sono aperte al pubblico e gratuite. Il gruppo collabora stabilmente anche alla preparazione di forum nelle varie società psicoanalitiche internazionali, in particolare appunto quella mondiale e quella europea, sui traumi collettivi. Naturalmente nel corso del tempo, oltre ad occuparci di antisemitismo e di Shoah, abbiamo preso in considerazione tutta una serie di distruzioni di massa e di genocidi, da quello prima degli armeni al tempo della Prima Guerra Mondiale a quello dell'Unione Sovietica staliniana con il genocidio degli ucraini, a quelli più vicini a noi negli anni 90 come Ruanda, la Cambogia e Srebrenica, se ben ricordate. Le persecuzioni, le pulizie etniche, le violenze di gruppi di maggioranza contro le minoranze o all'interno di una stessa collettività o di uno stesso popolo, fino al genocidio del recente passato e quelle meno evidenti ma ancora presenti nel mondo d'oggi, ci pongono interrogativi inquietanti. Oggi, di fronte a migrazioni epocali di disperati in fuga da regimi dittatoriali e persecuzioni etniche o di scampati a genocidi, si vede spesso opporre la difesa di identità costruiti da una propaganda ideologica che fomenta odio e paura contro gli invasori, i diversi o le minoranze deboli. Il meccanismo della propaganda, descritto per prima da Hannah Arendt, la rivendicazione della purezza politica o etnica da parte delle maggioranze al potere, porta alla disumanizzazione dell'altro e dell'odio. Questo apre alla violenza da cui le perpetrazioni con i loro fiancheggiatori si autoassolvono anche con l'indifferenza di chi vi assiste, perché la disumanizzazione fa degli altri esseri umani dei rifiuti o dei parassiti che possono e devono essere distrutti, come ha insegnato la propaganda nazista.
Il gruppo, sia a livello locale che internazionale, lavora su questi interrogativi e questi temi, a partire dallo studio teorico e clinico della patologia psichica di gruppo e dei meccanismi mentali che vi si sviluppano, analoghi a quelli che la psicoanalisi riconosce a livello individuale come meccanismi gravemente patologici tipo delirante in cui cessa l'esame di realtà. Questa è la base che accompagna lo studio di traumi inflitti da mano umana su altri esseri umani, i traumi storici collettivi e i loro effetti. Sul versante dei bersagli, delle vittime e dei traumi e di tutti coloro che si trovano coinvolti nelle violenze di gruppo e nei genocidi, il gruppo sviluppa la ricerca psicoanalitica sui processi psichici che caratterizzano chi ha subito gli eventi traumatici, i traumi ripetuti, i traumi nascosti, con particolare attenzione ai processi te di testimonianza e riparazione individuali e collettivi. Prima di dare la parola alla dottoressa Vegetti Finzi, vorrei ricordare che questo gruppo è stato costituito appunto nel 2005 da un gruppo di soci, in particolare da Anna Ferrutta, Simonetta Diene, il sottoscritto, e da Valeria Egidi Morpurgo, che ha dato un contributo fondamentale su questi studi e che purtroppo è mancata pochissimo tempo prima della precedente giornata della memoria, che aveva avuto per titolo La tazza salvata. Do quindi la parola alla dottoressa Vegetti Finzi, docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia, studiosa di psicoanalisi e vicepresidente della Casa della Cultura. Grazie. Buongiorno a tutti, parlo in rappresentanza della Casa della Cultura di Milano e vorrei augurare, come ogni anno, la piena realizzazione di questo incontro, organizzato, come è già stato anticipato, dal Centro Milanese di Psicanalisi Cesare Musatti. Purtroppo, per le note ragioni, i lavori non si stanno svolgendo nella storica sede di Via Borgogna, come fino all'anno scorso è accaduto, dietro la porticina rossa, ma in diretta streaming. Una necessità che è anche una risorsa, però, in quanto amplia a dismisura l'ambito della ricezione e della partecipazione. Più di ogni altra iniziativa, e sono tante, la Giornata della Memoria rappresenta la storica collaborazione tra due delle più importanti istituzioni milanesi, la Casa della Cultura e il Centro Milanese di Psicanalisi. Dalla fine della guerra e in poi, grazie alla congiunzione di memorie e di intenti rappresentata proprio dalla figura di Cesare Musatti, che di entrambe le istituzioni fu fondatore e presidente, si è realizzata una sinergia che potenzia tanto la dimensione culturale e politica, nel senso della polis classica, quanto quella rappresentata dall'opera di Freud, rivolta alla cura del soggetto e al progresso della civiltà. Quest'anno il titolo della giornata, Com'è difficile essere razzisti, rappresenta una coraggiosa innovazione rispetto agli argomenti trattati in precedenza, gli scorsi anni, riguardanti per lo più l'antisemitismo. Oltre alla commemorazione della Shoah e alla doverosa condanna delle persecuzioni e dello sterminio perpetrato dai nazifascisti contro gli ebrei, si pone ora una domanda che coinvolge l'umanità, i suoi fondamenti psicologici, ma anche storici e antropologici. Se il razzismo ci riguarda in quanto esseri umani, nessuno può restare insensibile a un'indagine che va oltre l'antitesi vittime carnefici. In questo senso, la Casa della Cultura, come dicevo, si sente più che mai interpellata, in quanto il suo mandato è costituito proprio dall'analisi critica, nel senso francofortese del termine, degli elementi autoritari, antidemocratici, totalitari e pregiudiziali che circolano nelle vene della società. Non si tratta pertanto di ripetere un rituale che ogni anno ci vede insieme nel giorno della memoria, ma di riconfermare piuttosto una prossimità di storie e di progetti,
una consuetudine di dialogo e confronto, una profonda sintonia che trovo doveroso riconoscere e valorizzare. Oltre il passato ci unisce un futuro sempre più difficile da delineare. Non possiamo sottovalutare i pericoli che oggi, esasperati dalla pandemia, dalla crisi dell'ecosistema, dall'ingiusta ripartizione delle risorse, minacciano le libertà, la democrazia, la giustizia, valori sempre condivisi dalla Casa della Cultura e dal Centro Milanese di Psicoanalisi. Purtroppo, lo scorso anno ci hanno lasciato persone impareggiabili, quali Rossana Rossanda, Vittorio Spinazzola, Giuseppe Pellizzari e Valeria Egidi. Di loro restano comunque opere e testimonianze che possono indirizzare il nostro incerto procedere. È con questo augurio che ringrazio e cedo la parola al presidente del Centro Milanese di Psicanalisi, Ronny Iaffè. Grazie. Grazie, dottoressa Vegetti Sfinzi, per questo suo ricordo. E nel programma abbiamo aggiunto nel programma un contributo da parte della dottoressa Diena, anche legato al fatto che molto recentemente uno degli ultimi testimoni sopravvissuti della Shoah, Nedo Fiano, è mancato proprio una decina di giorni fa. Lui è stato una figura fondamentale per, soprattutto nell'ebraismo milanese, proprio per le testimonianze assolutamente vibranti e fortemente emotivi che ci ha dato. È stato anche pubblicato proprio in questi giorni il libro di suo figlio Emanuele Fiano, dal titolo Il profumo di papà, mi pare. Do quindi la parola alla dottoressa Diena, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana con funzioni di training, psichiatra, si occupa di diverse forme di patologia mentale con un particolare interesse a tutto quello che riguarda i disturbi dell'alimentazione e inoltre ha una particolare conoscenza di quello che sono i rapporti tra psicoanalisi e arte, avendo dato contributo molto importante in questo senso. Ricordo che con lei abbiamo scritto anche un lavoro su Chagall e dei pensieri quantomeno su Chagall, quindi do la parola a Simonetta. Mi sentite? Ok, allora, io sono qui oggi per parlare di due persone straordinarie, Franco Schenait e Nedo Fiano, perché quando mi hanno chiesto di parlare di Nedo Fiano ho detto che non potevo non parlare anche di Franco Schenait, che era morto un anno prima. Io oggi sono qui perché tocca a noi figli raccogliere il testimone e parlare al posto di chi non c'è più. È difficile e doloroso farlo, perché a noi direttamente loro non hanno parlato, se non molto tardi, quando è iniziata la cosiddetta era del testimone. È doloroso perché sono morti e molte cose che avremmo voluto sapere non possiamo più chiedergli. Dice Davide Bidussa: la memoria non è un accadimento, è un atto che si compie tra vivi ed è volto a legare tra loro individui al fine di costruire una coscienza pubblica. A questo discorso doloroso devo aggiungere due elementi che riguardano la testimonianza. Il primo è che il rapporto che si instaura tra chi raccoglie la testimonianza e chi testimonia è fondamentale. È un rapporto di fiducia, di condivisione e alla fine di amicizia. Senza persone come Marcello Pezzetti o Liliana Picciotto Fargion o Alexander Stille, noi non avremmo adesso questi racconti. Franco Schenait nacque a Ferrara il 27 giugno 1927 e muore a Milano il 15 gennaio 2020. Nedo Fiano nasce a Firenze il 22 aprile 1925 e muore a Milano il 19 dicembre 2020. Franco
Viene catturato a Ferrara insieme a sua madre il 25 febbraio del 44. Il 15 novembre del 43 avevano arrestato suo padre, rilasciato poco tempo dopo. Il loro è l'unico caso di nucleo familiare a tornare tutto vivo dal lager, Buchenwald. Erano, come i Fiano, gente modesta, non benestante. Erano integrati, ma legati alla compatta comunità ebraica locale. E questa è una cosa che adesso non c'è più, perché noi parlavamo degli ebrei di Ferrara, degli ebrei di Firenze, degli ebrei di Torino, e queste comunità locali avevano tutta una loro storia, un loro dialetto ebraico-piemontese, ebraico-romano, che non c'è più, è scomparso insieme a loro. Perché non erano scappati? È una minaccia. Io ho sono qui per parlare di loro perché i miei genitori. Io sono ebrea, i miei genitori erano ebrei e appartenevano a un'ampia cerchia di amici, amici di sempre. Alcuni erano scappati in Svizzera durante gli anni dell'occupazione, altri erano emigrati in Sud America, ma la maggioranza era rimasta in Italia per numerose e complesse ragioni, dove il fatto e la casualità avevano giocato un ruolo non indifferente. Altri, ovviamente, erano stati catturati dai nazisti ed erano finiti nei campi di concentramento. A noi figli di tutto ciò non venne mai raccontato nulla, anche se ovviamente conoscevamo la storia e le storie. Non chiedemmo mai niente, a dire il vero, né raccontammo i vari scarni episodi antisemiti di cui eravamo vittime. Perché io mi ricordo bene la prima volta che sentii la parola ebrea. Avevo 10 anni, facevo parte di una banda di ragazzini che giocava tutti i pomeriggi ai giardinetti. Quel pomeriggio questo ragazzino biondo con gli occhi azzurri mi guardò e senza nessuna ragione mi disse ebrea. Io non risposi perché non avrei saputo cosa dire. Ero ebrea, ma non avevo mai dato un significato identitario a questa vicenda. Quel giorno, per la prima volta, qualcuno me lo attribuì e capii istintivamente che quel termine non aveva una buona accezione. Non solo, ma colsi l'arianità di chi lo stava esprimendo. I nostri genitori. Perché non erano scappati? È una minaccia letteralmente inconcepibile, era completamente estranea al loro sistema di riferimento, al nostro sistema di riferimento. E io adesso cito parole che io ho intervistato poi da grande, quando hanno cominciato a parlare. Uno per uno queste persone e personalmente e ho le loro memorie. E forse un giorno scriverò qualcosa su questo, ma è troppo vicino adesso. Allora, gli Shenite vengono inviati subito a Fossoli, dove arrivano il 26 febbraio. Franco non ha ancora compiuto 17 anni. Nedo Fiano si nasconde con suo padre e sua madre a Firenze, dove aveva sempre vissuto. Trasferendo in via dei Benci e si trasferisce poco più in là, cioè un fiorentino dove si trasferisce per nascondersi, al di là dell'Arno. Ovviamente viene catturato poco dopo, quando riesce a cercare del cibo, il 6 febbraio del 44. Anche lui ha 16 anni. Poco dopo arrestano padre e madre e la famiglia di Enzo, il fratello maggiore, con moglie e figlio piccolo. Poi una zia col marito e due figli. Fiano della Torre. Dalla casa di riposo di Firenze, poco dopo, proleveranno la nonna anziana, 10 persone in tutto. Di loro non tornerà più nessuno. Franco e Nedo si incontrano a Fossoli, dove arrivano quasi insieme. Da Fossoli si aspettava di avere sufficienti ebrei per riempire un vagone. I convogli ottimali per i tedeschi erano quelli formati da almeno 1.000 deportati, cioè 20 vagoni di 50 persone ognuno, più 3 vagoni più per il personale di scorta. Devo questi dati al libro della memoria della Liliana Fargion Picciotto. Dall'Italia, l'unico convoglio che superò questo numero fu quello del 18 ottobre 1943, che trasportava gli ebrei estrellati nel ghetto di Roma. Per il resto, la media dei trasporti si attesta sulle 500-600 per convogli. Fossoli diventa il campo di raccolta e concentramento degli ebrei italiani. La stragrande maggioranza, tranne alcuni casi, degli ebrei italiani va ad Auschwitz. Tutti i nostri cari sono ad Auschwitz. Nedo Fiano parte con il convoglio numero 10.
il 16 maggio del 44 e giunge ad Auschwitz il 23 maggio. E io vi dico questi numeri perché noi abbiamo i ricordi che sono stati costruiti con grande pazienza e in decine di anni. Non è stato semplice quello che vi sto raccontando, li leggete nei libri, ma raccogliere questi dati ha richiesto il lavoro enorme in archivi che erano stati bruciati, nascosti, per cui mi fa piacere dirli perché sono ancora riusciti a tenerli, anche se non sono una storica. Nedo Fiano parte con il convoglio numero 10 il 16 maggio del 44 e giunge ad Auschwitz il 23 maggio. È il convoglio che impiega il maggior tempo in assoluto. Luciana Nissim era partita con il convoglio numero 8 con Primo Levi il 22 febbraio. Quindi i Fiano e gli Scenait non li incontreranno a Fossoli. Il 2 agosto del 1944 parte, non si sa perché, da Verona il convoglio che proviene da Fossoli, il numero 15, dove vengono deportati gli Scenait. Giunge a Buchenwald il 4 agosto. Auschwitz viene liberato il 27 gennaio dall'Armata Rossa, il giorno della memoria. Ma Nedo Fiano, Liliana Segre e molti altri, quelli ancora in vita e sufficientemente sani, intraprendono la marcia della morte, che ha vari percorsi. Nedo non è un'unica marcia, vanno in vari posti. Nedo arriva alla fine a Buchenwald, uno scheletro in fin di vita. L'11 aprile 1945 Buchenwald viene liberato dalle forze alleate e Nedo si trova lì, dove era stato trasferito dopo un lungo percorso, no? Dal 27 gennaio all'11 aprile, dai nazisti in fuga. L'unico superstite della sua famiglia. A riconoscerlo, in mezzo alla paglia in una baracca, è Franco Scenait. Quando muore Franco, qualche mese fa, i figli di Nedo scendono in cantina dove ci sono delle carte in uno scatolone. Ciascuno di noi ha uno scatolone simile in cantina, con fotografie e uno scritto ingiallito di Franco che ricorda quell'episodio. Nedo inizia a parlare nel 1974. Fino a quel momento rimane zitto, nella sinagoga di Via Guastalla. È la prima volta che parla. Dice che ha una valigia troppo pesante da trasportare e che è giunta l'ora di aprirla. Poi viene intervistato dal CEDEC, da Liliana Picciotto Fargion, e partecipa a quello straordinario documentario che è Memoria di Ruggero Gabbai, Marcello Pezzetti e Liliana Fargion. E se è libero, si può vedere ed è veramente straordinario. Chi vuole può andarlo a vederlo. Nedo è uno straordinario testimone. Con Marcello Pezzetti compie più viaggi ad Auschwitz per ricostruire la planimetria di Birkenau. Dice Marcello che senza Nedo sarebbe stato difficile ricostruire cos'era Auschwitz. Dalle camere a gas, dai forni crematori, perché i nazisti avevano fatto saltare in aria tutto. E se voi andate a Birkenau vedete un'enorme distesa di chilometri e chilometri di erba. Non smette più di parlare e di raccontare, va nelle scuole, gira ovunque. Ad Auschwitz lo salva la sua conoscenza del tedesco, che lo promuove ad interprete per quelli che scendono dai treni della Judenrampe, dalla rampa degli ebrei, e che provengono da tutte le parti d'Europa. Un giorno dal treno vede scendere la nonna, presa dalla casa di riposo, e Nedo sviene, fa una cosa che rischiava la morte, i suoi compagni lo tirano su. Sono i mesi in cui i nazisti hanno intensificato il loro programma di sterminio. Nedo è assegnato al Canada con la K, il deposito dove gli oggetti dei prigionieri vengono accumulati subito dopo la camera a gas. Un giorno dice: oggi hanno fatto fuori tutti gli ebrei ungheresi, perché sono arrivati tutti insieme con i treni, e Nedo era lì che li prendeva e li accompagnava. Sia Franco che Nedo sono molto belli. Ma sono sempre stati molto belli, da ragazzi e per tutta la loro vita. Entrambi si sposano poco dopo il ritorno dal lager, con due donne fuori dal comune. Io li voglio ricordare così, da vivi, con i loro figli, con i miei genitori, in montagna, nei seder di Pasqua, nelle riunioni a scuola, impegnati a discutere, a ricominciare la loro vita, a proteggere noi, i loro figli, dal male che avevano vissuto. Una volta mi disse Franco: quando devo parlare, sto male una settimana prima e una settimana dopo. Non esci mai da lì, ma pretendi di averlo fatto, è questo che ti salva.
Franco viene convinto a parlare da Alexander Stille per la prima volta per il libro Uno su Mille, che è un libro straordinario. Una volta mi disse Nedo, io, e me lo disse quando stavo parlando di Luciana Nissim, e disse: io non ho quella depressione di cui parlate voi, io penso a vivere, ad andare avanti. E Nedo aveva, come Franco, avevano questa forza straordinaria di vivere. Il Nedo si laurea alla Bocconi mentre lavora, con 3 figli piccoli, perché lui torna, a differenza di Franco Scenait, Nedo non ha nulla, tutti i Fiano sono scomparsi, non c'è più nessuno, sono morti tutti, sono stati uccisi tutti. E lui va, ricomincia da capo, non ha soldi, non ha casa, non ha niente, con una straordinaria tenacia. Anche Franco lavora con impegno e garantisce benessere e tranquillità alla sua famiglia, antenacia e impegno politico. Li ricorda di discutere con mio padre, con Euge, con Enrico. Erano tutto fuorché degli ex deportati per noi bambini e ragazzi. Ma quello che era veramente accaduto fuori dall'aneddotica lo venivamo a sapere più tardi. Io voglio ricordarli così, come sono stati per tutta la loro vita. Quello che loro hanno vissuto ad Auschwitz e a Buchenwald lo potete leggere nelle testimonianze. Beh, Simonetta, grazie tantissimo per questa intensa e commovente testimonianza che tu ci porti. E mentre ci raccontavi del bagaglio molto pesante, mi è venuto proprio da pensare che questo è stato trasmesso alla generazione successiva, no? E in cui noi in qualche modo portiamo questo bagaglio da poter a nostra volta trasmettere. Ecco, forse farei anche un breve inciso a proposito di quello che è avvenuto in quest'ultimo anno, anno e mezzo all'interno del nostro centro, perché per l'appunto, come dicevo prima, all'inizio chi ha iniziato questo gruppo, no, di studio sull'antisemitismo, sulla Shoah, sono stati Anna Ferrutta, Simonetta, Valeria, Egidi, il sottoscritto e altri colleghi, no? E proprio nell'ultimo anno e mezzo, tra le altre cose, pochi mesi prima che venisse a mancare Valeria Egidi, insieme a Valeria stessa abbiamo proprio pensato di coinvolgere un gruppo di giovani analisti, tra l'altro tutti qui presenti oggi, proprio con cui dialogare su queste tematiche e quindi in cui stiamo condividendo davvero tutti insieme questo enorme, enorme bagaglio, ovviamente poi ulteriormente riempito dalla tragedia della Shoah alle nuove tragedie con cui siamo oggi come oggi confrontati. A questo punto io do la parola prima al dottor Vercelli, che è uno storico contemporaneista, docente contratto all'Università Cattolica di Milano, in cui fa appunto attività di ricerca di storia contemporanea, anche presso l'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino, per il quale ha condotto il programma didattico pluriennale USL della storia, Usi della memoria. Scusate, Usi della storia, Usi della memoria e per il Centro Studi Piero Gobbetti, per la Fondazione Università Popolare di Torino e titolare dell'insegnamento di storia contemporanea e su incarico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiana è docente per i corsi di storia del sionismo e dello Stato di Israele. Scusa Romy, Sì. Stefano Trinchero doveva dirigere questa parte. Posso chiedere a Vane di parlare più forte, che si sente molto, più ba molto basso. Sì, no, sai cos'è? Che nel programma non c'è Stefano qua, però sono contento, cedo volentieri la parola a Stefano. È che non... Scusate, allora a questo punto vi presento Stefano. Allora, Stefano è psicologo, psicoterapeuta, mi sentite?
È psicologo, psicoterapeuta, psicanalista della Società Psicanalitica Italiana e socio del Centro Milanese di Psicanalisi, di cui è segretario amministrativo sotto la nuova presidenza della dottoressa Simonetta Bonfiglio. È interessato alle dinamiche migratorie e al loro impatto sulle comunità accoglienti, collabora con cooperative ed enti pubblici fornendo supporto psicologico ad operatori e migranti richiedenti protezione internazionale. Per la Società Psicanalitica Italiana è referente per il gruppo PER, Psicanalisti Europei per i Rifugiati, Area Nord-Ovest Italia. Partecipa inoltre al gruppo del CMP che si occupa di organizzare appunto la giornata della memoria, sia dell'anno scorso che adesso di quest'anno e speriamo anche in futuro. Do la parola a Stefano che presenterà i due successivi relatori. Grazie mille Ronny e grazie a tutti per questa occasione. Devi alzare un po' la voce. Sì, spero che mi sentiate. Dicevo grazie Ronny, grazie a tutti per l'occasione. La tecnologia ci offre in questo momento sicuramente delle opportunità di connessioni non pensate prima, però come vedete insomma rende anche molto più difficile. Anche un po' insomma, il raccordarsi. Molto è stato detto, io voglio semplicemente ringraziare Valeria Gigi Morburgo, che è stata ricordata, Anna Ferruti e Ronny Jaffé per questo coinvolgimento, per il coinvolgimento a pensare insieme l'organizzazione della giornata della memoria. Purtroppo Valeria ci ha lasciato prematuramente, lasciando un vuoto ma anche un progetto. Progetti ne ha lasciati tanti, come testimoni nella staffetta, insomma, stanno passando di mano in mano. Prima il termine testimone è già stato utilizzato con una valenza molto importante. Il progetto è quello di lavorare sul passaggio generazionale, passaggio di consegne per la presa in carico di questo compito, l'organizzazione della giornata della memoria. Pensare e riflettere sulle atrocità del passato recente e sulle connessioni tra dinamiche sociali e dinamiche intrapsichiche. Così oggi con le dottoresse Sara Boffito, Sonia De Cristofaro e Marta Pezzati stiamo lavorando per poter accogliere questo lascito e fare in modo che possa evolvere e muoversi vivo nella storia futura, mantenendo l'ancoraggio con le proprie radici. Imparare dal passato vuol dire farlo proprio nella sua dolorosa e irrisolvibile complessità. Radici, futuro e la memoria come tramite. È già stato ricordato dal dottor Jaffé la complessità di questo evento, che non è solo una giornata, ma è un gruppo che si ritrova ormai da più di 15 anni. È un gruppo che ha intrecci a livello nazionale, a livello europeo e a livello mondiale. E riprendo brevemente questo perché ritengo che questa funzione gruppale sia proprio lo strumento necessario all'elaborazione di questo tipo di E anche lo spostamento che c'è stato, che il dottor Jaffé ha già sottolineato, cioè di come il focus iniziale centrato sull'antisemitismo e la Shoah abbia poi integrato altri temi come il pregiudizio e il razzismo. Riprendo anche un contenuto che ha espresso la dottoressa Vegetti Finzi, cioè sulla necessità di andare oltre l'antitesi vittima e carnefice. Questo perché? Perché per quanto mi riguarda, io non ho, come altri miei colleghi invece, no? Una storia legata all'ebraismo, piuttosto che a famiglie che hanno subito l'essere internati all'interno dei campi o essere dovuti, insomma, aver dovuto migrare in seguito a leggi razziali, no? Però personalmente la partecipazione a questo gruppo di lavoro ha riattivato in me e sostenuto l'elaborazione di elementi appartenenti alla mia storia familiare, non avvicinati, problematicizzati in precedenza,
e che hanno a che vedere con la dimensione transgenerazionale del trauma, argomento di cui stiamo parlando. Allora, sì, com'è difficile non essere razzisti, ma com'è difficile anche riconoscere le tracce del razzismo nella propria storia. E nel preparare questa breve introduzione alla giornata, ho avuto occasione di confrontarmi sia con la dottoressa Fiorutta che con il dottor Iaffè, anche sul tempo, sulla questione del tempo, no? Quanto tempo è stato necessario prima di poter parlare, quanto è successo nei campi. Ci sono voluti più di 40 anni. La dottoressa Ferruta mi ricordava come per CAES, la latenza di cui stiamo parlando, il tempo, fosse legata alla necessità di un passaggio dal racconto, un'esperienza individuale, alla consapevolezza collettiva. Ecco allora la funzione del gruppo e delle intersezioni tra gruppi a supporto della possibilità narrative ed elaborative individuali. Mi ha commosso sentire un'intervista di Liliana Segre riguardo la questione del tempo. Liliana Segre diceva testualmente: quando racconto di quella Liliana lì, sola, che dice piangere, neve, freddo, fame, mi sposto. Io sono la nonna di me stessa. E forse c'è voluto di diventare nonna veramente, come sono, per fortuna, per avere la forza di raccontare di quella ragazzina. Io prima ho taciuto 45 anni prima di raccontare di quella bambina lì. Sono dovuta diventare la nonna di me stessa. Ci sono voluti 45 anni prima di raccontare. Allora parliamo di tempo, distanza, intimità, ma anche famiglia come culla della possibilità del contatto con l'impensabile. Così noi oggi siamo generazione a cui l'impensabile è stato raccontato. Penso però che in qualche modo, in qualche forma, siamo tutti portatori a livello inconscio dell'ombra di quelle tracce, di quegli eventi, come un'eredità scomoda da riconoscere, ma attiva a livello profondo e presente. Tutti noi possiamo rintracciare nella nostra storia familiare un legame complesso con quel periodo storico, fuori dall'antitesi vittima-carnefice. Tutti noi possiamo essere figli o nipoti di ebrei, reduci di guerra, deceduti nella campagna di Russia, nei campi, vittima di persecuzioni, membri attivi del partito fascista o nazista, nipoti di partigiani, oppure semplicemente cittadini, comuni osservatori neutrali, per i quali ciò che stava accadendo non era poi così un problema che li tangeva direttamente. Ecco, però se ci soffermiamo a pensare, da qualche parte ci collochiamo. Mi sembra che comunque si parli ancora poco di questo, feriti individuali non narrabili. Ci vuole tempo. Abbiamo così la responsabilità noi oggi di mantenere la memoria di quegli eventi che hanno portato alla Shoah come fil rouge che dà senso al presente e che orienta le nostre scelte. Lascio ora la parola al dottor Claudio Vercelli, storico, nel suo intervento Forme della diffusione del razzismo nella storia del Novecento. Sì, grazie, spero che mi sentiate, date insomma una conferma di questo dato, di questo aspetto. Sono con un cenno del capo, perfetto. Allora, io ho circa mezz'ora di tempo per svolgere in maniera molto generica, non per il tipo di pubblico presente, ma per la circostanza legata, per appunto un tema che non verrebbe soddisfatto in un anno accademico, quello che appunto è l'oggetto di questa mia comunicazione, forme di diffusione del razzismo nella storia del Novecento. Deluderò senz'altro certuni, non dismettendo, ma non mantenendo del tutto i panni dello storico. Allo storico viene chiesta la dura oggettività, per così dire, che in realtà non esiste, del tempo trascorso, del tempo passato. Esiste, semmai, chiamiamola pure, una danza feroce delle soggettività individuali e delle istituzioni, di cui possiamo poi nel corso del tempo ricostruire un tracciato, o anzi, usiamo il plurale perché il plurale è funzionale, dei tracciati. Quindi al riguardo io vi proporrò più una narrazione possibile e plausibile su alcuni eventi trascorsi, sulle loro, chiamiamole, ragioni, sulle loro
sul loro frame, sul loro cornice di riferimento, piuttosto che raccontarvi la storia come tale, ammesso e non concesso che qualcuno sia deputato a raccontare la storia e non le storie. Partiamo quindi da un primo aspetto, scusatemi se sono categorico, poi potrò essere smentito nel corso di queste conversazioni, un primo aspetto che è plurale e pluralismo, ci torneremo in qualche modo, ma a me sembra fondamentale. È plurale la nostra società, sono plurali le parti dell'ego, dell'io, uso queste categorie chiaramente in maniera e in misura che non sono assimilabili alla clinica, cosa che non mi compete, ma sono legate al mio lavoro. È plurale anche la dimensione delle esperienze che vengono fatte. Molti che mi hanno preceduto hanno parlato di trauma, ma io ho pensato mentre mi dicevano ciò, trauma inelaborabile o elaborabile secondo coordinate che risultano non soddisfacenti. Io ho pensato a un altro tema che in fondo si intreccia a questa premessa e che rimanda al nostro presente, il presente del mi sentite, mi accogliete, mi comprendete, avete una dimensione empatica che non è solo l'accoglienza in senso stretto dell'altro da sé, ma l'accoglienza di se stessi, della propria dimensione, di quella cosa che poi più o meno correttamente chiameremo ex post come identità. Questo è un tema che non riguarda soltanto il nostro presente, ma riguarda il passato di cui noi siamo figli e nipoti. Ci sentiamo, ci accogliamo, perché va chiarito in tal modo sciolto un nodo da subito. Il problema non solo delle grandi tragedie del Novecento, che è stato un secolo anche di tragedie, ma anche di diritti, i due binari scorrono in qualche modo paralleli. Il problema delle grandi tragedie del Novecento è un problema non solo di mancanza di empatizzazione, uno dei primi elementi che possono essere identificati, ma, aggiungo, per rendere più complessa l'argomentazione, di cittadinanze comuni dove la costruzione di un noi condiviso, di un noi non tanto societario quanto comunitario, nel Novecento viene svolta in termini non solo di integrazione, ma anche di disintegrazione. Le minoranze, per più aspetti, e poi sono disponibile a dare ulteriori elementi di delucidazione al riguardo, non preesistono da questo punto di vista a quel noi. Vengono costruite nel momento in cui si crea un noi identitario e comunitario e quindi sociale e quindi nazionale. Secondo passaggio quindi di importanza rilevante dal mio punto di vista è che la disintegrazione, ovvero sia la identificazione, la stigmatizzazione, la stereotipizzazione, la separazione e poi la persecuzione, anche lo sterminio di minoranze nazionali, è assolutamente consustanziale e funzionale alla costruzione di un noi non solo nazionalista, ma anche nazionale. E questo è un problema gigantesco. Se noi risolvessimo in maniera, permettetemi, superficiale e anche, come potrei dire, un po' infantile, il discorso dei cattivi che si esercitano contro i buoni, è uno schema che funziona, malgrado tutto. In certe retoriche della memoria viene riattivato, sia pure in forme più mediate e più meditate. Noi non coglieremo invece la centralità dell'elemento disintegrativo e quindi del riflesso genocidiario nel Novecento. Non coglieremo un altro aspetto che non è meno importante. L'aspetto che nel momento in cui lo Stato nazionale si costituisce a cavallo tra due secoli, i secoli della modernità, o per meglio dire i secoli della contemporaneità che si definisce come modernità assoluta, non coglieremmo l'elemento e il fattore che nel momento in cui si integrano certe figure si devono disintegrare altre figure, proprio perché quel noi non appartiene e non è costituito tanto da un'identità in positivo, ciò che io sono, ma da una identità in negativo, ciò che io non voglio o non credo di essere, in quanto tutto ciò che io non voglio o non credo di essere costituisce in buona sostanza minaccia.
Questo è un aspetto che è all'interno dei dispositivi politici dell'8-900, è all'interno della creazione degli stati nazionali e all'interno del percorso che ci porta fino ad oggi. Non è, intendo dire, intendo affermare, una deviazione. È qualcosa che è consustanziale a questo tipo di dinamiche. Quindi voi comprenderete su questo versante che la costituzione di una cittadinanza comune ha a che fare con molti fenomeni, ha a che fare senz'altro con la costituzione di un terreno di condivisione, ma al medesimo tempo ha a che fare anche con la identificazione di elementi perturbanti che vanno identificati e vanno eliminati. Il perturbante, la perturbazione, la differenza e l'alterità che diventa alterazione è un tratto costitutivo dei percorsi storici degli stati nazionali e delle società della modernità. Quindi sono punti da cui partire, non sono esiti marginali, non sono il discorso di ciò e di coloro che sono al di fuori di un meccanismo invece di assimilazione e condivisione. Proprio per questo sono elementi inquietanti. Ulteriore passaggio, do degli elementi di valutazione e di condivisione in maniera, mi rendo conto, anche asistematica, ma in questo, come in altri colloqui, rimango a disposizione per conversazioni aggiuntive e per precisazioni. Ulteriore passaggio, dicevo. La persecuzione delle minoranze, che non è per nulla una cosa conclusa, sì, non c'è bisogno di arrivare alle camere a gas per dire che c'è una persecuzione in atto. Non serve tanto a identificare e eventualmente a, dopo averle marginalizzate, eliminare dei soggetti che sono alteranti. Serve soprattutto costituire l'idea di una maggioranza che è solidale in quanto non ha i tratti delle minoranze e in quanto porta con sé una capacità di risposta alla presunta minaccia che le minoranze costituiscono. Anche questo è un tratto fondamentale degli stati nazionali tra 8 e 900. Non voglio scorarvi e non voglio creare un senso, diciamo così, di non solo disillusione ma anche di pessimismo. Però noi dobbiamo cogliere quali sono gli elementi di fondo degli stati nazionali che si propongono come protettori e, proteggendo, identificano le minacce esistenti. Gli è funzionale, gli è necessario, aggiungerei, gli è indispensabile. Allora, il problema non è essere ebrei o non essere ebrei. Il problema è come ragioniamo il nostro essere maggioranze consapevoli di se stesse. Questo è il punto di transito. Non c'è bisogno di scomodare Sartre, che nel 1946 diceva a un certo punto, con un linguaggio assolutamente proprio, ma anche autoseduttivo, si è sempre gli ebrei di qualcun altro. Non c'è bisogno di andare a quelle riflessioni che pure hanno una grande pertinenza. Non disse solo quello, ma disse anche altre cose molto più pregnanti. C'è invece bisogno di interrogarsi su cosa sia la maggioranza in un sistema che si vuole moderno, che si vuole contemporaneo e che riesce in certi momenti delle sue crisi per salvare se medesimo a contemplare l'eliminazione fisica di una parte della popolazione. Tenete conto che da un punto di vista non solo storico, non solo concettuale, non solo fattuale, ma aggiungerei anche proprio e non solo cronologico ma anche logico, c'è senz'altro tra i diversi stermini dell'8-900, l'Ottocento è caratterizzato dalle distruzioni coloniali, il Novecento dalle distruzioni in loco, c'è senz'altro, cioè in Europa, c'è senz'altro lo sterminio degli armeni. E beh, se voi andate a vedere la storia dello sterminio degli armeni, vedete una cosa, riscontrate una cosa, questo era funzionale alla costruzione del nuovo Stato nazionale di dimensioni assai più contenute, la Turchia contemporanea, che fra l'altro, non a caso, a tutt'oggi, uno Stato deliberatamente negazionista. Il negazionismo non è solo un fenomeno collaterale, non è solo un fenomeno psicologico, per usare
impropriamente il vostro linguaggio, o al limite anche psicotico o comunque isterico. Il negazionismo, permettetemi l'uso di queste terminologie in chiave aggettivante, il negazionismo è un fatto pubblico, è un fatto che non riguarda solo i social network, riguarda le politiche di governo ed è rivendicato come tale. Negare la rimozione fisica di milioni di corpi. Non è un problema solo della Germania nazista, evidentemente, è un problema anche di segmenti dell'Europa, o per meglio dire del pianeta, dell'oggi. E la questione non è solo morale, ma per essere molto chiari, altro passaggio, è una questione direttamente politica, perché la costruzione della cittadinanza contemporanea, anzi delle cittadinanze contemporanee, ruota moltissimo intorno a questi elementi di integrazione, lo ripeto ancora una volta, e disintegrazione. Ripeto, se non sono chiaro, segnatevi le parole e chiedetemene ragione, nel limite del possibile vi darò risposta. Per ognuno di noi il trauma è, come dire, qualcosa di annichilente, ma anche qualcosa di fecondo. Per molti altri il trauma è un fattore di, come potrei dire, attiva rimozione. Una parte degli stati europei, e non solo questi, si sono costruiti sulla rimozione del trauma e lo alimentano. Non è un fatto collaterale, è un fatto centrale dell'identità di questi stati. Non c'è bisogno di arrivare al genocidio programmatico e programmato attraverso le camere a gas, attraverso le fucilazioni di massa di popolazione civile indifesa, cose, soprattutto delle seconde, fatte a scena aperta, rivendicandone anche il coraggio e la determinazione per capire quale sia il dispositivo che sta dentro una parte, una componente oscura, qui forse Conrad ci aiuta più di tante altre riflessioni, del non solo Occidente, ma delle società contemporanee. E ciò che alligna all'interno di queste società non è solo, per l'appunto, l'esercizio per tenere dentro persone diverse, il pluralismo, ma è l'esercizio di costruzione di una serie di assi che escludono nel momento in cui certuni, nel momento in cui includono gli altri. E allora anche solo dandovi, parliamo di cittadinanze contemporanee, badate bene, non parliamo di qualcosa di arcaico. Vorrei dire a coloro che ci ascoltano, che mi ascoltano, che la lettura dei genocidi come di una barbarie che ritorna non aiuta in alcun modo a comprendere quella che è la realtà che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, che coloro che ci hanno preceduto hanno vissuto. Rideclinatela, ve lo chiedo, proprio nei termini delle vostre discipline, nei termini delle vostre competenze. Non c'è conflitto tra micro e macro da questo punto di vista. Rideclinatela proprio sulla capacità di inelaborazione, che è un elemento fondamentale non solo nella vita, nel destino degli individui, ma nella vita e nel destino delle collettività. C'è un rapporto molto forte tra dimensione soggettiva e dimensione collettiva. Da questo punto di vista, il genocidio, se studiato in maniera appropriata, ci aiuta a capire queste connessioni, non solo la barbarie che allinea la modernità, ma l'incapacità di tenere parti significative di se stessi insieme. Parto per la tangente, può darsi, mi esercito non per il gusto di torturarvi, ma mi esercito su questioni che mi appartengono nel momento in cui faccio il lavoro di storico e di politologo che meglio e più mi è consono. Non potrei fare a meno di queste categorie, per vocazione mia personale, e questo conta molto poco, ma per necessità collettiva, e questo conta forse di più. Allora, il razzismo da questo punto di vista, se parliamo secondo un criterio generalista, così come anche gli antisemitismi o l'antisemitismo contemporaneo, per essere più precisi, comprenderete che non hanno una funzione collaterale, marginale, che non sono solo o non sono riconducibili esclusivamente a elementi di una coscienza che non si è espressa. Il paradosso di questa condizione invece è che la coscienza c'è, è una coscienza che non riesce a tenere insieme le parti distinte e diverse, che quindi identifica a vario titolo un pericolo, perché il pericolo è invece ciò che gli permette di tenere insieme le parti diverse, distinte. Scusatemi, questo è un processo che riguarda il passato, ma riguarda anche il presente.
nel momento in cui le condizioni cambiano, nel momento in cui il senso di protezione viene a mancare, nel momento in cui ci si sente in qualche modo ricacciati all'indietro, il bisogno di trovare un collante tra parti distinte e diverse è fondamentale. E ci sono imprenditori politici di allora e di oggi, fatte debite differenze, che non sono cose da poco, che pur tuttavia lavorano su questo versante, lavorano su questo tipo di indirizzo, ne traggono un beneficio personale, ne traggono un accreditamento, ma in qualche modo svolgono anche una funzione lenitiva. Cerchiamo di capirci, la barbarie nel Novecento è lenitiva delle angosce, altro passaggio importante. Il fatto che la barbarie produca distruzione, cosa che noi rifiutiamo, è pur tuttavia qualcosa che va ribaltato nella sua interpretazione per comprendere come individui che attraversano quella medesima distruzione, molto spesso causandola, ma in alcuni casi poi subendone anche gli effetti, si sentono comunque confortati in una sorta di io collettivo che gioca senz'altro al ribasso, ma che nel Novecento si è espresso e che non ho nessuna ragione per credere che oggi o che in futuro non possa ancora esprimersi. E quindi la cittadinanza ha una funzione di integrazione antipluralista. Essere pluralisti e plurali, le due cose non si equivalgono, vuol dire avere la capacità di lavorare su se stesse e poi sugli altri, integrando le diverse parti. L'integrazione, lo saprete, non è un processo che si risolve in un'unica circostanza, è un processo continuo di contrattazione con se stessi. Vale anche per i grandi gruppi, vale anche per le dimensioni nazionali. Il nazionalismo, ad esempio, nel Novecento ha dimostrato di essere l'esatto opposto di questo processo di integrazione. Difatti esprime istanze disintegrazioniste, identifica elementi da espellere e dice agli altri elementi: voi siete parte invece di un io, anzi di un noi collettivo che incorpora tanti piccoli ego, nella misura in cui avete espulso qualcuno, avete espulso la minaccia per eccellenza. Mi si è concesso, assumendomi la responsabilità di ciò che dico. Cosa ha fatto l'amministrazione Trump, soprattutto in questi ultimi mesi, se non lavorare su queste cose qua? Potete essere d'accordo, potete essere in disaccordo, va da sé. Ognuno esprime la sua opinione e le opinioni hanno pari valore. Ma pensate alla dimensione, concedetemi, psicologia collettiva dei messaggi che l'amministrazione Trump nella sua comunicazione estremamente rozza, ma la rozzezza in questo caso è una virtù, non un limite, non un vincolo, ha avanzato nei confronti di un'amplissima platea, non a caso quell'amministrazione, mi permetto di dirvi, per ancorare i dati poi a qualche fattualità storica, anche cronachistica, è riuscita a scatenare un plebiscito di voti. Mai si era visto negli Stati Uniti una partecipazione che ha rasentato il 70% alle elezioni presidenziali. Questa cosa ricalca, fatte le debite differenze, il consenso che i regimi totalitari hanno raccolto nel Novecento, con un plebiscito di massa. Comprenderete che se partiamo, o comunque proseguiamo a questo punto, su questo genere di discorsi, ci troviamo davanti a un groviglio che non è per nulla risolto. Ci troviamo davanti a un'attualità che non è soltanto la denuncia, che al limite rischia di diventare retorica, di ciò che è stato, di ciò che non dovrebbe più essere, del mai più, che diventa una sorta di invocazione tanto sincera quanto destinata a rischiare di cadere nel vuoto. Ci troviamo nel campo di noi medesimi, non di coloro che ci hanno preceduto, della nostra capacità di non elaborare come generazioni del presente, di non elaborare certi traumi. Non è che la storia si ripeta, è una banalità assoluta, credetemi, lo storico vi dirà sempre comunque che la storia non si ripete mai, ma ci sono elementi dei processi storici che si ripetono. Quando ognuno di voi, visto che mi rivolgo, credo, a un pubblico quantomeno proclive la psicoanalisi, la psicoterapia, la psicologia, comunque ha un approccio che identifica nell'individuo un punto fondamentale. Quando ognuno di voi si trova davanti a un paziente o comunque a un interlocutore col quale
fa uno sforzo, un'opera di reciprocità e di, mi si conceda il termine inappropriato, non voglio poi essere castigato successivamente, di setting. I setting, dal mio punto di vista, non sono solo quelli analitici e quelli che hanno una cornice professionale, ma sono i setting sociali, i setting, come dire, interindividuali. Coglie la soggettività di questo individuo, ma nella soggettività del rapporto coglie anche la ricorrenza di certi elementi. Allora, se parliamo di storia e di cronaca, le due cose si intervallano e si intersecano. Parliamo di questo aspetto qua. Non si ripete la storia, ma si ripetono moventi ed elementi del passato. Quando noi facciamo storia non abbiamo cura di coloro che sono stati, abbiamo cura di noi stessi. Difatti un esercizio politico è un esercizio politico, permettetemi, è un esercizio politico, lo dico tre volte per essere chiari, la memoria è un esercizio politico, perché includendo in qualche modo dichiara anche ciò che non è accettabile da un punto di vista di moralità interiore, profonda. Non è accettabile non secondo una coordinata strettamente legata alle identità personali, ma non è accettabile secondo una coordinata, quella che, alla quale dovremmo propendere, di condivisione collettiva di una cittadinanza, come dire, programmatica e integrativa, non disintegrativa come è avvenuto nel passato. Un altro aspetto che volevo dirvi in questa verve di elementi che vi sto scagliando addosso, permettetemi, ma io in genere mi segno degli appunti, poi ascolto chi mi precede e allora sconvolgo completamente l'assetto delle cose che volevo comunicare. Un altro elemento che volevo dirvi è che di quel passato lì, quello che ci deriva, non è solo la cognizione per parte nostra della tragedia, ma è la cognizione del fatto che quei regimi, e non solo quelli, si sono, in chiave fortemente antipolitica, oltre che antidemocratica, alimentati di simbolismi e mitografie. La potenza del simbolismo e delle mitografie si riconferma oggi. Noi pensiamo alla politica come un atto razionale, come un atto empatico, come un atto di condivisione. Cerchiamo di recuperare questi elementi quando essi mancano. Cerchiamo di recuperare i frammenti e di ricomporli. Uso volutamente questo linguaggio che mi appartiene integralmente. Non c'è nulla di recitativo in quello che vi sto dicendo, credetemi. È parte integrante. Quando i miei studenti mi sentono, a volte sentono un po', come dire, sbilanciati. Si aspettano un discorso dello storico molto, non più freddo, come dicevo in esordio, di dura oggettività, ma il discorso che in qualche modo recupera i dati di fatti. Io chiedo i dati di fatti, li ricostruite se partite da queste premesse che sono intrinseche a voi stessi. Simbolismi e mitografie hanno alimentato i regimi totalitari e hanno legittimato la distruzione del pluralismo. La radice dei regimi totalitari nelle loro differenze storiche sta sia nell'antidemocrazia, cioè la rappresentatività mediata e l'intermediazione, occhio e anzi orecchio, rappresentanza mediata e intermediazione. Senza questi due elementi non c'è democrazia effettiva, c'è qualcos'altro. C'è una sorta di mandria di buoi, c'è un populismo, chiamatelo come volete, c'è un sovranismo, un identitarismo. E l'altro dato è molto importante, è il rifiuto del pluralismo. Il pluralismo è la cosa più complessa che possiamo fare e che possiamo riconoscere. È il riconoscimento, ovvero sia del fatto che esistiamo come pluralità, non solo al di fuori di noi stessi, ma anche dentro di noi stessi. Un bel discorso, un discorso, come posso dire, che tiene insieme tante cose senza dir nulla? Non credo, perché se voi andate a vedere la funzione ordinativa del razzismo all'interno dei discorsi sullo Stato, Nazione e Terra, coglierete per l'appunto la negazione della pluralità, l'ossessione non per l'eguaglianza, come qualcuno erroneamente afferma, questo appartiene alle costituzioni progressive del Novecento, ma l'ossessione per l'uniformità. Essere uniformi, non avere soggettività, riconoscersi in una funzione protettiva dello Stato, che è uno Stato padrone, ma a questo punto è uno Stato padrone perché lo vogliamo come tale, che ci possiede letteralmente, che ci spossessa di una soggettività di cui noi non sappiamo cosa farcene. In fondo, sto dicendo che coloro che aderiscono a questi processi sono dei cretini, scusatemi le domande, no.
domande un po' retoriche forse. No, non sto dicendo quello. Al massimo rispetto per il travaglio di persone che si sentono abbandonate a se stesse, ma mi sto interrogando su quali sono le radici profonde di queste dinamiche collettive che riproducono e che rielaborano, ristrutturano processi anche individuali. C'è un nesso molto forte tra individualità, soggettività, personalità e collettività. In fondo quello che i regimi totalitari del Novecento ci aiutano a capire, a comprendere, è proprio questo legame molto profondo. Tralasciamo le letture più semplicistiche, anche perché devo andare verso una prima conclusione, quelle che ci dicono, vabbè, c'è il disagio collettivo, c'è il disagio economico, c'è il disagio sociale, e allora in qualche modo si cade in questo imbuto. È anche vero, l'individuo incerto e insicuro, lo studio di Adorno, Horkheimer e di Adler sulla personalità autoritaria, quando era ancora in atto la dinamica totalitaria medesima, rivela questo aspetto, ma è un aspetto assolutamente prevedibile. Vi faccio presente, non saltando a pie pari, ma tenendo insieme anche discorsi molto diversi, che se voi andate a vedere qual è la costituzione dei quadri intermedi, che sono poi l'ossatura dei movimenti totalitari, non troverete necessariamente dei diseredati, degli emarginati, allora come oggi. Troverete una classe media in forte difficoltà. In difficoltà non solo tanto economica e materiale, ma in difficoltà identitaria. Le due cose si tengono assieme. Denari e status delineano non ciò che noi siamo, ma ciò che vorremmo essere. Ok? Quando noi riteniamo che qualcosa relativo a ciò che noi vorremmo essere non potrà avere corso, allora rinculiamo. Quindi ci chiudiamo all'interno di una sfera che in genere tendiamo a corazzare sul piano delle identità insindacabili e imprescrittibili. I movimenti fondamentalisti, per dire, a cavallo di due secoli, tra il Novecento e questo secolo che stiamo vivendo, hanno raccolto questo lascito, l'hanno trasfuso e l'hanno tradotto in agire politico. Allora, diseguaglianze socio-economiche sussistono, sono un fattore fondamentale, ma sono un fattore fondamentale nel momento in cui si manifestano come trasformazioni di fondo degli assetti delle società. Per quanto ci riguarda, la crisi dei ceti medi, ma non solo nella società, anche nella nostra società, è un fatto dirimente. Vi permetto di dire che 100 anni fa fu quella crisi lì che fece le fortune dei fascismi, e quindi dei totalitarismi, e quindi dei sterminazionismi, laddove questi rivendicarono poi anche in qualche modo il loro agire. Lo rivendicarono nei modi che ritenevano più appropriati, con un linguaggio felpato, con un'omissione dichiarazione. Nego, ma nel medesimo tempo implicitamente rivendico. Lascio tracce. I nazisti occultavano tutto, ma al medesimo tempo erano così innamorati di se stessi, egocentricamente, da lasciare delle tracce. È una dinamica complicata, sì, una dinamica complicata, anche in storia le dinamiche sono complicate, non sono semplici. La storia non è il racconto dei fatti, la storia non è il racconto del passato, la storia è il racconto del presente utilizzando ciò che riusciamo a raccogliere del passato, utilizzando però anche quelle che sono le chiavi di lettura che noi abbiamo costruito nel presente. È il racconto della complessità della stratificazione, non è il racconto di altro, quindi parliamo di noi stessi in proiezione, in buona sostanza. E per non farla troppo lunga, ma per cercare ancora di mettere a fuoco alcuni passaggi, io vorrei invitarvi a pensare anche a un altro elemento, un'altra dinamica che da un punto di vista psicologico, di psicologia sociale, ha un'importanza fondamentale. E diciamo così, una riflessione che non è che sia decaduta, ma in qualche modo è stata integrata dentro gli studi storici e poi non troppo rafforzata, che a me pare un tracciato invece molto importante. C'è un fenomeno, quello che viene definito, che veniva definito già durante gli anni del nazismo, il doppio stato, che allora come oggi esiste. Il doppio stato cosa vuol dire? Si può benissimo avere uno stato, una società, un'amministrazione nelle quali continuano a vigere le regole formali della tutela delle individualità all'interno dei processi collettivi. Esempio lampante: se voi foste stati cittadini tedeschi che commettono un reato,
difficilmente o quantomeno improbabilmente saresti finiti in un lager, sareste stati giudicati da dei giudici secondo una giustizia che in qualche modo derivava dalla Repubblica di Weimar. La stessa cosa può dirsi nella realtà italiana, fatte le debite differenze, e poi incarcerati eventualmente, qualora foste stati giudicati colpevoli del reato ascrittovi. E questo è un dato. Nella Germania nazista, nell'Italia fascista, gli istituti, nell'uno come nell'altro caso, della vecchia democrazia individuale liberale, erano stati in parte neutralizzati, in parte disattivati, ma non negati. Ma, secondo elemento, doppio Stato. A ciò si affiancava qualcosa d'altro. E quel qualcosa d'altro era quell'insieme di politiche che dalla stigmatizzazione, discriminazione istituzionale, non parliamo, qui nel Novecento parliamo di razzismo di Stato, incorporato nelle dinamiche, nelle logiche, nelle costruzioni reali, nelle costituzioni reali, non formali, di queste società totalizzanti. Dicevo, contemporaneamente vigeva un elemento fondamentale, cioè la legittimità del trattamento speciale, per usare aggettivi dell'epoca, del trattamento non usuale dei soggetti identificati come alieni, estranei al tessuto nazionale. Che cosa fosse questo tessuto nazionale? Era qualcosa di mitografico, simbolistico, iniziatico, ma per l'appunto veniva definito di volta in base alla identificazione non dei suoi caratteri positivi, ma dei suoi caratteri negativi, ciò che non è. Allora, il doppio Stato voleva dire, da un lato l'abbiamo una giustizia legale per gli ariani, per comunque gli integrati, per quelli che continuano a mantenere la cittadinanza. Pensate alle leggi del 38 in Italia: cittadinanza per i gentili, per gli ariani, una cittadinanza tra virgolette molto più tenue, attenuata, per invece i non gentili, i non ariani. Pensate al meccanismo, non solo sulle vittime, ognuno di noi pensa subito alle vittime, anche perché forse ognuno di noi porta la memoria di un'esperienza vittimaria e vittimistica. Chi di noi può dirsi al di fuori di questa cosa qua? Ma pensate sul resto della società, o pensate a tutti gli altri che non si pensano come esclusi, perché non lo sono, che hanno un loro vittimismo da mettere a lato, che dicono: beh, finalmente trovo un punto di un terreno di condivisione, avendo un nemico da odiare, avendo, no, più che un nemico forse, un'alterità che si fa alterazione da avversare, perché me lo dice in una chiave chiaramente deresponsabilizzante lo Stato. Ci troviamo davanti al crimine legale. Prendetevi questa espressione come tale, non la sto neanche a spiegare. Crimine legale, perché un problema di fondo che attraversa la storia del Novecento, soprattutto nelle nostre società, è il rapporto irrisolto tra legalità formale e legittimità morale. È un conflitto inesaurito e inesauribile. Inesaurito e inesauribile. Guardate che è una cosa potentissima, perché per l'appunto si gioca quell'elemento, e vado alla conclusione, che è legato ai fattori ordinativi di cui dicevo in esordio. Vi do solo una serie di non per esercizio, men che meno per tortura nei confronti vostri, ma una serie di parole chiave messe in tensione e in torsione, su cui lavorare comunemente, qualora ce ne siano il caso, su cui lavorare individualmente per parte vostra, oppure semplicemente buttarle via, fate come meglio credete. Io parlo di una dialettica negativa in senso di dialettica capovolta, se parliamo del Novecento, di forme di fusione del razzismo nella storia del Novecento. Paura, emancipazione. Paura, emancipazione. La paura aggrega, l'emancipazione da questo punto di vista è l'individuo che si muove con le sue gambe senza fare a meno di considerare qual è il terreno su cui quelle gambe poggiano, quei piedi poggiano. Purezza della razza, purezza della cittadinanza, certi termini tornano, purezza della terra, purezza del sangue, purezza
di una dimensione comunitaria, ibridazione, l'orrore dell'ibridazione, mi contaminano. Radicalità, omogeneità. Radicalità, in questo caso qua, è un termine non negativo, non avversativo, è un termine che ci andrà alla radice di ognuno di noi. Cogliere il pluralismo anche complesso e spesso non negoziabile che alberga in ognuno di noi. Omogeneità è invece come superamento di questa riflessione, come superamento di questa esigenza, come superamento di questo bisogno e come ottundimento collettivo. E ancora, e sto concludendo, costruzione, distruzione. Non sono in questo caso due termini antitetici. La comunità nazionale di popolo si costruisce distruggendo non parti marginali, ma parti interne della comunità medesima. Gli ebrei non erano parti marginali, gli armeni non erano parti marginali, altri non erano parti marginali, non erano soggetti identificabili come una minoranza pericolosa, non c'era nulla di tutto ciò. Capite che è qualcosa di più complesso. Ultimo, ultimo, permettetemi, è un accostamento molto, molto forzato, ma ve lo lancio lì, razionalità paranoide e accordo contrattuale con se stessi, negoziazione con se stessi e quindi con gli altri. Allora, scusatemi l'estrema velocità, l'estrema genericità di certe affermazioni, ma io credo che un lavoro su forme di diffusione del razzismo nella storia del Novecento, più che descrittivo, debba, tra le altre cose, da muoversi anche su questi elementi che mi sembrano imprescindibili. Grazie. Microfono. Dunque, moltissime grazie, dottor Vercelli, per questo così elaborato lavoro su cui avremo modo poi di discutere, perché davvero ci ha dato una serie di pennellate e stimoli veramente interessanti. Dunque, io dovrei passare la parola al dottor Semi, che presento molto brevemente. Dottor Semi vive a Venezia, è uno psicanalista con funzioni di training e ha pubblicato numerosissimi lavori nel corso di tutta la sua vita, sia in Italia, e molti di questi lavori sono stati tradotti all'estero. Credo che da sempre è stato molto interessato, lo si vede anche proprio nei suoi lavori, a tutto quello che ha a che fare con le tematiche dell'identità, dell'identificazione, della soggettivazione. Quindi lascio direttamente a lui la parola e poi spetterà alla dottoressa Boffito discutere i due lavori presentati. Alberto, ti lascio la parola. Grazie. Spero mi si senta, no? La relazione di Claudio Vercelli è stata molto bella e molto impegnativa con tantissimi concetti. Io mi rifaccio al mio tema e so che il mio tema mi ha provocato delle difficoltà e diventa ancora forse più difficile dirlo nel momento in cui questa complessità espressa da Vercelli è ancora in primo piano alla nostra attenzione. Io vi dirò che sia il tema come è difficile non essere razzisti della giornata, sia il tema mio, attualità e origini profonde del pregiudizio razziale, sono temi particolarmente difficili e quindi perciò mi scuserete se per avvicinarmi a questi temi passerò per vicende personali o per piccoli episodi concreti. D'altra parte, essendo psicoanalista, la psicoanalisi è una faccenda personale e quindi non posso esimermi da questo.
che il mio sia un tema difficile, l'ho provato personalmente, perché in realtà mi sono accorto di aver fatto di tutto per allontanarmi anche materialmente da questo tema. Proprio nella pratica, approfittando di altri impegni che mi ero assunto, trovando mille piccole incombenze da assolvere, accorgendomi dell'urgenza di andare a riguardare dei testi che magari da parecchio tempo non frequentavo, e poi magari mettendomi davanti al monitor del computer con la sensazione di non avere niente da dire e da scrivere. Per cui passavo prontamente, questo è uno dei vantaggi o degli svantaggi dei computer attuali, passavo alla lettura delle mail che nel frattempo arrivavano, per esempio, oppure soddisfacevo richieste rimaste inevase da qualche tempo. Quando a un certo punto i tempi cominciavano a essere stretti, mi accadde di pensare più nitidamente alla stupidaggine che avevo fatto accettando l'invito di Ronny Iaffè e di provare, caro Ronny, bisogna che te lo dica, anche una certa rabbia verso di lui, che non mi aveva lasciato in pace, evitando di chiedermi un impegno che comunque avrebbe potuto pensare che fosse anche gravoso. Beh, il tutto può anche sembrare abituale, non dirò normale, ma abitualmente nevrotico, sì. E io stesso, che ormai ho una lunga consuetudine con me stesso, mi stupivo poco perché so che quando devo scrivere qualcosa la mia abitudine è quella, per così dire, di scrivermela in testa prima, e sicché quando poi mi metto alla tastiera faccio poca fatica e semmai perdo tempo a rimettere in ordine, a fare la bibliografia, cose di questo genere, ma il testo ce l'ho. Questa volta invece non mi compariva in testa, per esempio non mi compariva a sovrappensiero oppure al mattino. E non mi compariva un qualcosa che avesse un filo e un senso, e dunque non avevo nulla da scrivere. Anzi, man mano mi accorgevo appunto di una ostilità nei riguardi del compito e di chi me l'aveva proposto. Sono arrivato perfino a rileggermi completamente uno splendido libro di Silvia Vegetti Finzi, del quale colgo l'occasione di fare una specie di spot pubblicitario al momento. Se non l'avete letto, precipitatevi in libreria. Una bambina senza stella è un piccolo capolavoro con una doppia storia intrecciata, quella di una bambina che attraversa la guerra e la tragedia del razzismo antisemita e quella di un'adulta che si rivede e rilegge la propria vicenda tanti anni dopo. Tutte e due storie vere e in qualche maniera false o non autentiche. Nel senso che la loro profonda autenticità sta nel mezzo, nella relazione che il lettore deve potersi ricostruire tra queste due versioni della stessa storia. Ma anche rileggere questo libro serviva, ahimè, a perdere tempo. Non mi sono fatto illusioni, mi sono guardato in faccia e mi sono detto: ma cosa diavolo fai? Finché, accidenti, mi sono detto che proprio questa difficoltà era quella che mi doveva poter guidare a affrontare questo tema. In effetti non avrebbe avuto senso parlarvi di questo pasticcio personale di cose se non per indicarvi da un lato quanto questi due temi, quello specifico mio e quello della giornata, avessero provocato dentro di me una repulsa e dall'altro che proprio questa repulsa andava affrontata e analizzata, se possibile, con una certa franchezza. Cosa mi pesava dunque tanto? Il tema o la mia reazione emotiva adesso? Il tema o la mia opposizione di fatto a far tesoro di questa reazione emotiva per ammettere che in effetti anch'io potrei essere e forse sono un po' razzista? O che le potenzialità razzistiche ci sono sempre, ma non è simpatico osservarle? A questo punto devo dire che mi è giunta in soccorso la lettura di una recensione sul domenicale del Sole 24 Ore del 10 gennaio, quindi pochi giorni fa, una recensione a un libro su Levinas intitolata La difficile ricerca delle donne di Levinas. La recensione è ampia, era corredata da una piccola fotografia del filosofo con questa
cosiddetta didascalia in grassetto, subito sotto la fotografia, ebreo-lituano. E sotto, in caratteri normali, Emmanuel Levinas. Avrò forse anche una particolare sensibilità, ma mi è venuto da pensare che l'ignoto impaginatore avrebbe potuto anche scrivere Wanted, oppure qualcosa di peggio in lingua tedesca, anzi forse un giornale tedesco non avrebbe potuto scrivere Jude sotto la foto, perché la cosa sarebbe balzata subito agli occhi. Ho pensato anche comunque che qualcosa era sfuggito, che certo l'impaginatore non se n'era reso conto, intendo dire nessuna colpa cosciente da parte sua, ma un autentico piccolo brivido e una sensazione di indignazione da parte mia. E allora mi è venuto un ricordo. Molti anni fa un mio supervisore, col quale avevamo in precedenza discusso dell'esplosione di antisemitismo in seduta di un mio paziente, mi aveva aperto un giorno la porta del suo studio mostrandomi la pagina di un giornale milanese, non mi ricordo neanche quale fosse il giornale, dove campeggiava il titolo di un articolo a tutta pagina: Calabrese uccide la moglie. E lui mi disse: a proposito di razzismo, questo non suscita indignazione. Mi ricordo che ero rimasto colpito e anche grato di questa annotazione, perché avevo pensato che in effetti anch'io avevo spesso letto titoli del genere e ci ero passato sopra non notando la cosa. Mi ero chiesto se davvero non notassi queste cose e cosa implicava questa mia eventuale disattenzione. Che ora mi tornasse in mente questo ricordo aveva il suo significato. Non avevo ragione di indignarmi oggi per quel ebreo lituano? Forse non fu solo per compensare questo sentimento sgradevole che mi tornò in mente un altro ricordo. Vedete che vi sto descrivendo una vicenda personale. Quando nel 1988, quindi pensate quanti anni fa, uscì il primo volume del mio trattato di psicoanalisi, il Gazzettino di Venezia gli dedicò una pagina intera. E allora una mia vicina di casa, che con le sue finestre guardava nel mio giardino, mi guardò, mi chiamò per farmi le congratulazioni e mi calò con un cestino, come si usava a Venezia, calare con la corda le cose, mi calò con un cestino un piatto di sfoggi in saoro, di sogliole in saoro, che aveva preparato per me. Era un piatto inusuale, festivo, un vero regalo, perché in generale il saoro si fa con pesce azzurro di basso costo, con sardine e sardelle. E è un piatto di poveri, e almeno originariamente è un piatto per poveri. La signora, una signora anziana che stimava molto anche il mio lavoro nell'orto, aggiunse che aveva saputo che apprezzavo la cucina veneziana, anche se non ero veneziano. Ora, io sono nato a Venezia e sempre ci ho vissuto, ma per lei non ero veneziano perché aveva saputo che i miei erano arrivati a Venezia solo dopo la Grande Guerra. Dunque, 70 anni di vita a Venezia non bastavano per la signora per considerare la mia famiglia e conseguentemente me come veneziano. Mi stimava, mi voleva a suo modo bene, ma chiarendo che, ero di una pasta diversa dalla sua. Allora, adesso io credo che sia il caso di cercare di ragionarci su questi piccoli episodi. In tutti questi casi si passava sopra le caratteristiche individuali e si indicava in qualche modo come fattore casuale o causale, preponderante, un supposto carattere di gruppo. Naturalmente tra questi episodi ci sono notevoli differenze, perché in quello dell'anonimo, diciamo calabrese, era palese e cosciente da parte nostra l'osservazione della componente razzistica. Mentre nel primo, quello di Levinas, non era evidente al primo colpo. Non solo, la faccenda del calabrese era collegata a un'azione evidentemente condannabile, un omicidio, mentre il regalo del piatto veneziano era anzi collegato a un apprezzamento. In ogni caso, quello che veniva messo in evidenza era una differenza. Il calabrese non è milanese, il dottor Semi non è veneziano.
Che bisogno c'era, mi sono chiesto allora più tardi, di sottolineare questa differenza? Come mai questa differenza non era, come dire, individualizzata, ma anzi segnalava che le caratteristiche individuali c'entravano poco o, peggio, dovevano entrarci poco o per niente? Dunque, se mi è permesso estrapolare da tre episodi così minuscoli, minuscoli a paragone della dimensione della tragedia del razzismo ieri e oggi, sto indicando due caratteristiche del razzismo. Primo, il fatto che la supposta rilevazione di una differenza importante e qualificante è, come dire, prevalente in una relazione. Questo rilievo è prevalente. Secondo, che è prevalente la caratteristica, c'è una prevalenza di caratteristiche attribuite a un gruppo sulle caratteristiche proprie di un individuo. Un passo ulteriore può essere quello di supporre che questa seconda caratteristica abbia precisamente la funzione, per così dire, di far sparire l'individuo o perlomeno di collocarlo in un secondo piano. Si pensa di riconoscere, insomma, nell'altro oggetto della nostra attenzione un qualcosa di differente, ma non di individuale, che impedisce di fatto una condivisione o una identificazione o che consente la realizzazione del desiderio, inconscio o preconscio che sia, di non identificarsi con l'altro come persona intera. Qui veniamo alla questione della identificazione. L'identificazione è un meccanismo psichico del quale non viene mai abbastanza sottolineata la problematicità. Da un lato, infatti, è necessaria per conoscere, per svilupparsi, per acquisire capacità, per sviluppare le proprie facoltà, e questo per tutto l'arco della vita, dalla nascita fino alla morte. Dall'altro, però, lo stesso meccanismo rischia sempre di farci sentire il brivido dell'alienazione, di potersi consentirci di essere l'altro, ma anche al prezzo temuto di non poter più essere noi stessi e alla fine di un processo evolutivo di dover riconoscere di poter essere se stessi solo se riconosciamo che siamo anche costituiti dall'effetto di tante, tantissime importanti identificazioni. Le vicende che portano a questo riconoscimento, che può essere un riconoscimento gioioso ma anche doloroso, sono diverse per ciascuno di noi e quindi sono alla base della nostra soggettività. Ognuno, cioè, si fa la propria strada. Se ci pensiamo, quando viene esaltata e indebitamente sottolineata la differenza tra noi e qualcun altro, viene negata però, e anzi denegata nel nostro lessico psicoanalitico, la Verleugnung, viene denegata in primo luogo una comunanza. La comunanza costituita dal fatto che tutti siamo dovuti passare e passiamo attraverso questo gioco di identificazione. Tutte le persone. Perciò sembra funzionare bene per taluni l'implicita tendenza del razzismo di togliere le caratteristiche personali e di attribuire una negativa alterità a qualcos'altro, a un gruppo, a un'etnia, a una cultura. L'altro non è uno della mia stessa pasta, è uno che appartiene a una pasta diversa, con la quale non solo non voglio, ma nemmeno potrei, notate, identificarmi. E così salvo in un certo modo la coscienza e la fedeltà alle mie appartenenze. Questo atteggiamento sta forse dietro al comune atteggiamento anche antisemita, che consiste nell'affermare di non avercela col singolo ebreo, anzi di avere svariati amici ebrei. Gentile firmò le leggi razziali, ma stimava moltissimo alcuni colleghi ebrei, anzi cercò di aiutarli addirittura quando, a seguito delle sue leggi, poi questi venivano perseguitati, e così via. E forse anche sulla base di questa constatazione che Freud afferma che l'oggetto nasce nell'odio. Perché a fronte della fortissima esigenza narcisistica di essere e di essere noi stessi, quindi di essere vitali, funzionanti, completi,
Perfino l'adulto che soccorre il neonato in stato di bisogno appare invece come qualcuno che sì, può garantire l'esperienza di soddisfacimento, ma anche contemporaneamente sottolinea con la sua sola esistenza e presenza la limitatezza, comunque sia, del singolo piccolo essere umano che sta investendo tutto sulla capacità di vivere. La mamma, che parla al suo piccolino, lo carezza, diciamo così, col suono delle sue parole, ma contemporaneamente gli impone inevitabilmente le regole del linguaggio e della lingua data. Regole delle quali il neonato non può far altro che impadronirsi subendole, ma che allo stesso tempo lo fanno essere diverso da quel se stesso che era poco prima e gli dimostrano dunque, comunque, di dover riconoscere la dipendenza dall'altro. Dipende, come sappiamo, dall'equilibrio tra ferita narcisistica primaria e esperienza di soddisfazione, la possibilità non solo di essere felicemente l'altro, di poterci identificare, ma anche di poterlo pensare. Cioè, come diciamo noi, in modo che a volte a me non pare tanto simpatico, di costituirlo come oggetto psichico. Insomma, sto cercando di far notare l'intollerabilità a un certo livello di identificarci con quell'altro che ci ferisce, che potrebbe perfino farci sparire, che perciò possiamo anche, tra virgolette, giustamente odiare. Ho accennato poco fa al fatto che chi rifiuta la possibilità di identificazione con un altro ritenuto diverso può accadere che senta così salvata la fedeltà alle proprie appartenenze. Lo richiamo ora perché questo implica la possibilità di conflitto e di conflitto terribile, di conflitto sanguinoso, tra conseguenze diverse del medesimo processo di identificazione. Le cosiddette appartenenze, infatti, altro non sono che sentimenti, spesso assai intensi, molto intensi, conseguenti all'identificazione con propri particolari oggetti. E queste identificazioni inconsce sono così importanti e forti da conquistare in qualche misura la coscienza, anche se mai con le rappresentazioni proprie originali, e da essere sentite non solo come sintoniche col proprio essere, ma come fondamentali parametri per esistere, badate bene, ancora prima che per agire, anche se poi di fatto vengono usati per il proprio agire. Occorre insomma tener conto del fatto che le identificazioni sono sempre multiple, e che tra di esse possono suscitarsi o tramite esse possono manifestarsi dei conflitti gravi. Insomma, una situazione psichica complessa, come sempre d'altra parte la situazione umana. È una situazione anche drammatica se è vero che certe identificazioni sono sentite come condizioni per esistere e che quindi in caso di conflitto tra identificazioni l'hanno sempre vinta. La tragedia bosniaca, secondo me, è anche una conseguenza di ciò. Qui a questo punto ci fermiamo e ci guardiamo un attimo in faccia, accidenti, dove sono finito. Dagli sfoggi in Saor, da Levinas, da un anonimo assassino, sono arrivato alle origini della vita psichica di ognuno di noi e poi perfino alla Bosnia. Insomma, vi sto chiedendo, è così profonda, è così arcaica la radice del razzismo? Badate, io non penso che un fenomeno complesso come il razzismo si possa esaurire spiegandolo solo come ho fatto finora. Penso però che questa radice vada tenuta in debito conto, perché è comune a tutta l'umanità e perché tenerla presente ci mette in guardia da possibili delusioni. Sono necessarie, e ripeto, necessarie, importanti misure culturali, economiche, sociali, politiche per disincentivare l'espressione di tendenze e pensieri razzisti. Ma la mia profonda e poco visibile radice, come tutte le radici che ho indicato, può continuare a spingere per manifestarsi in forme dirette. E quindi è inutile illudersi che possa sparire le conseguenze di questa radice. Non solo, se questa radice si genera all'alba dell'essere umano, già
in fase pre-linguistica per il bambino piccolo, occorre un lungo lavoro di generazioni per poterla rendere inoffensiva o addirittura utile, cioè per consentire a livello numericamente significativo e perciò socialmente rilevante una declinazione psichica che favorisca l'apprezzamento dell'alterità come fonte di ricchezza. Avendo evocato l'importanza anche quantitativa, numerica del fenomeno, lasciatemi fare adesso un salto dalla profondità delle origini psichiche del razzismo all'attualità. Premetto che per chi come me ha una certa età, il ritorno in scena di atti, comportamenti, proposizioni razziste costituisce un'amarissima constatazione, anche se non credo appunto di essermi mai fatto soverchie illusioni circa un possibile superamento definitivo del razzismo. Però è una amara e quotidiana constatazione. Quando leggo che il Ministero degli Interni tedesco segnala che nella prima metà del 2020, nella sola Berlino, ci sono stati 410 incidenti antisemiti, comunque episodi tali da aver richiesto l'impiego della polizia, non posso che agghiacciarmi. Non ho i dati italiani, ma temo che non siano molto dissimili, anche se penso che, almeno per ora, gli episodi razzistici in Italia siano un po' diversi, nel senso che solo una piccola parte di essi è costituita da episodi legati all'antisemitismo. Quest'ultima precisazione merita però qualche considerazione che cercherò di sintetizzare. Credo sia sempre importante sottolineare la specificità dell'antisemitismo e conseguentemente della Shoah rispetto al fenomeno generale del razzismo, ma questo non tanto per indicare qualche particolarità delle vittime ebree rispetto alle altre, quanto per sottolineare che l'antisemitismo è una malattia specifica della nostra cultura, una malattia prima europea e poi occidentale in genere. Non si tratta perciò tanto o solo di, come si dice tra virgolette, di chiedere scusa, come si usa dire appunto agli ebrei, quanto di cercare di capire come e perché nella nostra cultura abbia potuto crescere e svilupparsi una simile tendenza, fino a trasformarsi in un progetto razionale e scientifico, perché la scienza è caratteristica della nostra cultura, un progetto razionale e scientifico di annientamento. Ci si sta pensando, e la relazione di Claudio Vercelli ci è utile anche da questo punto di vista, ci si sta pensando, ma non siamo, secondo me, ancora venuti a capo in un modo soddisfacente, almeno un po' soddisfacente. Penso che per questo siano sì utili le visite al Lager di Auschwitz, ma che sarebbero ancora più utili ricerche e comprensioni estese anche socialmente sul fenomeno antisemitismo in Europa. Mi permetto però a questo proposito di tornare sulla segnalata ambiguità della identificazione e su una possibile controindicazione di quello che ho appena detto. Studiare e cercare di comprendere il fascismo e il nazismo, ad esempio, implica ai noi anche l'identificazione con l'oggetto di studio. Che si voglia o no, è molto importante che uno studioso o uno studente abbiano la capacità di identificarsi col proprio oggetto di studio. Ma è importante che abbiano anche la capacità di disidentificarsi con il proprio oggetto, se non che trattandosi di un meccanismo psichico inconscio, non abbiamo grandi possibilità di padroneggiare il processo. Allora ci possiamo chiedere, possiamo correre o a quali condizioni possiamo correre il rischio che avvenga solo la prima parte di questo processo, cioè solo l'identificazione? È una domanda che lascio qui, ma sulla quale credo dovremmo riflettere, anche perché si tratta di un rischio che comunque in qualche modo verrà corso. Infatti né la ricerca né l'identificazione possono essere fermate o limitate con strumenti esterni. E allora torniamo a noi.
Sono partito dunque da piccoli esempi di psicopatologia della vita quotidiana, ancora prima dalla mia difficoltà di cercare di mettere a fuoco il problema indicato dai titoli di questa giornata. Sono poi passato all'indicazione delle vicissitudini e dei problemi legati alla inevitabilità, dell'uso per di più inconscio della identificazione, per giungere a mettere in evidenza la complessità delle potenzialità identificatorie inaugurali della vita psichica umana, esaltando poi all'attuale diffusione di atti razzisti. È una situazione certamente sgradevole e dal punto di vista del sistema conscio è certamente comprensibile che uno, io nella fattispecie non mi tolgo, cerchi di astrarsene o di distrarsene, come dicevo all'inizio. Ma tornando appunto agli inizi di questa relazione, era davvero solo questo alla base della mia tendenza a evitare di riflettere un attimo su quel che volevo dirvi? O non c'era forse anche una tendenza difensiva dal desiderio inaccettabile di essere anch'io un po' finalmente e liberamente razzista? Perché, come ho accennato più sopra, la soluzione razzista è una soluzione economica al problema del confronto con l'altro, con gli altri. È una soluzione economica perché consente un diretto scarico di una quantità di energia psichica altrimenti compressa e necessariamente deviata su altri e più indiretti scopi. Forse una prospettiva di soluzione a questo dilemma circa la temibile e aborrita inevitabilità di una propria componente razzista ci viene indicata dall'uso delle storielle ebraiche sugli ebrei stessi. Come sapete, tra gli ebrei c'è questa abitudine frequente di raccontarsi delle storielle che riguardano il proprio gruppo. E, d'altra parte, chi di voi ha letto e chi non l'ha fatto viene invitato a farlo, il libro sul moto di spirito di Freud, troverà lì dentro una quantità di storielle ebraiche sugli ebrei. Bene, queste in genere hanno un grande successo tra gli ebrei, ma provocano tutt'altra reazione se vengono raccontate da un non ebreo, il quale viene subito qualificato come antisemita. Perché nel primo caso implicano l'ammissione, ma anche l'evidenza dell'assurdità e della intollerabilità di un proprio antisemitismo pure esistente, mentre nel secondo caso manca la dimensione autocritica relativa al proprio sentimento di appartenenza. Non dico niente di nuovo, lo so, sorridere di se stessi e dei propri elementi, a volte anche degli elementi difficili da tollerare, sorridere di se stessi è sempre stato un modo per affrontare più umanamente le situazioni di conflitto interiore. Però è un buon inizio, se ce lo possiamo permettere. Stavo quasi per concludere quando un pensiero disturbante mi è passato per la testa. Gli esempi che ho portato si riferiscono a pensieri detti o scritti, ma è sufficiente il rilievo delle loro caratteristiche per poter parlare di razzismo? Oppure dobbiamo ritenere che il razzismo vero e proprio sia quello che implica un'azione? E in questo caso, come mai o come si può spiegare il passaggio da un pensiero, che è un'azione di prova, direbbe Freud, a un'azione vera e propria, per lo più e per di più fortemente aggressiva? Non mi soffermo a analizzare questo problema e quello sotteso del passaggio all'azione in genere. Mi limito solo a indicare un altro fenomeno, questa volta sociale, quello che in linguaggio corrente viene definito come sdoganamento. Si tratta di un fenomeno che in questi ultimi 30 anni ha avuto una grande diffusione e che apparentemente ha a che fare con l'acquisizione della libertà di parola in un ambito sociale e democratico consolidato. Ebbene, mi sembra lecito chiedermi se lo sdoganamento non sia il fenomeno sociale per lo più verbale che facilita l'azione razzista. È un interrogativo questo che ha implicazioni giuridiche, politiche, umane,
sulle quali non mi soffermo, ma che credo abbia a che fare con l'esitazione mia ad affrontare oggi questi argomenti. In psicoanalisi la libertà di parola è sacra, è la base del nostro lavoro, è la condizione che cerchiamo addirittura di sviluppare man mano. Ma lo è all'interno di un setting che la qualifica. Termino dunque con una domanda. Quale setting sarebbe necessario a livello sociale per consentire una libertà di parola finalizzata a mettere a fuoco un pensiero, anziché essere una libertà, tra virgolette, che consente di tollerare, di mettere al fuoco degli esseri umani? Grazie della vostra attenzione. Grazie a te Alberto per questa bellissima relazione che secondo me ha il merito di poter mettere ed integrare insieme degli elementi di carattere personale, degli stati anche affettivi, talvolta autobiografici, con il fatto di poterle integrare anche con degli elementi di teoria psicoanalitica importanti, quali il concetto di soggettivazione, identificazione, pluralismo e quant'altro. Aggiungerei soltanto un brevissimo commento per poi dare la parola a Sara Boffitto, perché mi sembra importante, forse perché è un tema a cui tengo moltissimo, quando il relatore faceva riferimento a numerosi episodi di antisemitismo, per esempio a Berlino e non solo. Perché io credo che non si possa fare semplicemente una memoria sulla Shoah senza collegarla a quello che avviene nel tempo attuale. Cioè, credo che sia assolutamente indispensabile in qualche modo pensare anche a ciò che avviene nel presente. E quindi questo secondo me è un punto importante che ci trova anche qui a dover discutere, no? Per proprio rendere le tematiche dolorose che stiamo affrontando come qualche cosa che collega passato col tempo attuale, proprio per evitare che si possano ripetere situazioni di questo tipo nel futuro, come hanno detto tantissimi sopravvissuti e commentatori sulla Shoah. Do quindi la parola a Sara Boffitto, che è una psicanalista della Società Psicanalitica Italiana, che lavora con bambini, adolescenti e adulti a Milano, ha pubblicato molti lavori su riviste internazionali e in volumi collaterali, ha tradotto in italiano diversi autori di psicanalisti di lingua inglese, tra cui Hodgkin, Cohart, Birkensperin e poi anche di nuovo le lezioni sulla tecnica di Melanie Klein. Sara Boffitto farà un commento, credo, sulle due relazioni, ascoltando forse anche delle domande, mi pare, no? No. Sì, vi propongo una mia breve... grazie Ronny, una mia breve discussione delle due relazioni e poi vi leggerò le domande che stanno arrivando, ecco, sulla chat di YouTube, in modo che i relatori possano rispondere alle domande che stanno arrivando dal pubblico. Dovresti alzare un po' la voce. Sì, allora aspetta che avvicino. Ecco, si sente? No, io sono particolarmente contenta di poter introdurre questa discussione a questi due interventi insieme, quello di Claudio Vercelli e quello di Alberto Semi, perché mi sembra che queste due relazioni abbiano in comune qualcosa di specifico. Ci mostrano cioè le complessità sottili del razzismo in generale e della Shoah in particolare, quello che troppo spesso viene identificato come un fenomeno univoco e quindi intoccabile, impenetrabile, ma anche banalizzato, come il male assoluto. Questi due contributi
ci hanno invece accompagnato in un percorso articolato tra i concetti di identità, identificazione, differenza, disidentificazione. E proprio intorno ai destini delle identificazioni vi propongo alcune mie associazioni e interrogativi. Questo approccio alla complessità, nel doppio senso di profondità da una parte, no, le radici, di pluralità e stratificazione delle manifestazioni, dei tracciati, come ha detto Claudio Vercelli, permette anche a noi, nella posizione in cui siamo oggi, di vaccinarci in un certo senso dal pericolo sempre in agguato di assoggettarsi a uno sguardo che spinge a una nuova omogeneizzazione. Vercelli ci ha parlato dell'ossessione per l'uniformità o identificazioni alienanti di cui ha parlato invece Semi, che di questa relazione è autore e anche personaggio, ci ha mostrato attraverso gli esempi vissuti in prima persona quanto il processo o progetto identificatorio sia pieno di sorprese. Allo stesso tempo ci ha fatto assaggiare quanto scivolosa sia la definizione di identificazione, che Freud stesso in diverse circostanze ha definito in modi diversi e come un processo che si sviluppa e si compone in fasi diverse della vita psichica. Senz'altro possiamo dire, come hanno sintetizzato la Planche e Pontalisca, è l'operazione con cui si costituisce il soggetto umano. E nelle parole di Freud in Psicologia delle Masse e Analisi dell'Io, che è la forma più originaria di legame emotivo con un oggetto. È infatti lì che Alberto Semi ci conduce, partendo dagli sfoggi in Saor alle origini della vita psichica, ricordandoci che la nostra tendenza al razzismo è tanto arcaica poiché fonda le sue radici nel processo che sorregge la necessità originaria di ogni piccolo singolo essere umano che sta investendo tutto sulla capacità di vivere. Queste parole mi hanno portato alla mente un'espressione molto felice nella sua apparente brutalità di Dina Vallino, che ha intitolato un lavoro dedicato a questi temi, scritto insieme a Marco Macciò, Il senso di esistere del neonato e l'attrazione fatale dell'identificazione. Voglio ricordare questa espressione, attrazione fatale dell'identificazione, perché Vallino e Macciò la utilizzano per riferirsi a quelle identificazioni patologiche che generano nella mente individuale qualcosa di simile a quello che Claudio Vercelli ha descritto riguardo alla società in senso storico. Parlano infatti di una colonizzazione della mente e proseguono spiegando che pur di liberarsi del sentimento di non esistere, il bambino si fa conforme a come è voluto, si adatta e acquisisce così un senso di esistere sostitutivo. Nel processo di identificazione c'è un aspetto ineluttabilmente doloroso, fatale appunto, che se da un lato, come abbiamo visto, può condurre all'alienazione, all'alienazione insomma, e all'ossessione che potrebbe essere l'equivalente psichico dell'ossessione per l'uniformità, dall'altro può plasmarsi sull'impronta del trauma nelle generazioni dei sopravvissuti. Nelly Sachs, la straordinaria professoressa ebrea tedesca, premio Nobel per la letteratura nel 1966, che pur essendo sfuggita alla Shoah ne ha fatto il tema fondamentale della sua poesia, sembra conoscere il destino fatale di chi ancora deve venire al mondo, segnato dai traumi delle generazioni precedenti e dalle identificazioni che verranno. Vi leggo e vi mostro il suo coro dei nascituri. Noi nascituri, già comincia l'anelito a plasmarci, le rive del sangue si allargano ad accoglierci, come rugiada caliamo nell'amore. Le ombre del tempo posano ancora come domande sul nostro segreto. Voi che amate, voi che anelate, udite voi malati di cognato. Siamo noi che cominciamo a vivere nei vostri sguardi, nelle vostre mani che vanno in cerca nella luce azzurra. Siamo noi che odoriamo di domani. Già ci aspira il vostro fiato, ci trae giù nel vostro sonno,
nei sogni che sono il nostro regno, dove la buia nutrice, la notte, ci fa crescere, fino a che ci specchiamo nei vostri occhi, fino a che parliamo alle vostre orecchie. Come farfalle saremo catturati dagli sgherri del vostro desiderio, venduti alla terra come voci di uccelli, noi che odoriamo di domani, noi luci venture per la vostra tristezza. Questa poesia ci offre un esempio toccante di una delle declinazioni più straordinarie dell'identificazione, forse la più virtuosa, l'immedesimazione. Sorretta dall'immaginazione poetica, Nelly Sachs riesce addirittura a mettersi nei panni. Semi e Vercelli hanno fatto entrambi riferimento a un fallimento di questa funzione dell'immedesimazione, parlando l'uno delle situazioni in cui l'identificazione è intollerabile e l'altro di spinte antipluraliste. Mi ha colpito leggere recentemente che dopo aver liberato il campo di Bergen-Belsen, i soldati britannici hanno condotto nel campo la popolazione delle zone limitrofe e hanno obbligato le persone a vedere quello che per anni non avevano voluto vedere, per forzarle in qualche modo all'immedesimazione. In modo assai meno forzato, naturalmente, anche noi qui oggi stiamo cercando di allenare questa funzione in noi stessi e in chi ha voglia di ascoltarci. Credo che quella riguardo alla possibilità di educare all'empatia sia una domanda molto importante e la pongo qui ai due relatori, ma anche agli altri che sono con noi oggi. Le testimonianze dei sopravvissuti per noi più toccanti, a mio avviso più preziose, sono proprio quelle che risuonano con le nostre identificazioni più antiche e consolidate, permettendoci di immedesimarci e quindi di allargare in qualche modo la nostra mente e pensare anche le vicende impensabili che quegli uomini e donne che sono anche come noi si sono trovati a vivere. Per questo mi fa piacere concludere mostrandovi un'immagine tratta dal diario di Helga Weiss. Una bambina praghese che nel campo di Terezin ha disegnato quello che vedeva. Helga è stata poi deportata ad Auschwitz ed è sopravvissuta, recuperando i disegni e il diario che uno zio aveva astutamente murato per metterli in salvo. Solo nel 2012, a proposito di latenza, quello che diceva anche Stefano prima, a 83 anni, Helga ha deciso di pubblicare il suo diario e il suo diario. Dimostro il suo desiderio per il compleanno del 1943. Helga spiega nella didascalia: ogni cosa a Terezin veniva trasportata su vecchi carri funebri, compresa questa enorme torta di compleanno immaginaria proveniente da Praga. Ho scelto di mostrarvi questa immagine, invece che altre dai toni più drammatici, perché mi sembra che a proposito di radici profonde e immedesimazione possiamo tutti ritrovarci nel tratto di un bambino e nella sua spinta a esistere e identificarci nei desideri di compleanno. Io vi ringrazio e vi leggo con le domande che recupero nella chat. Allora, ma intanto abbiamo ricevuto moltissimi, come dire, commenti di apprezzamento sia individuali che per esempio dal gruppo Ariele di psicosocioanalisi che riprodurrà nella loro sede la possibilità di rivedere, questo ci fa molto piacere. Ci sono state... Sonia, cioè Sara, c'è anche Vegetti Finzi che ha alzato. Ah, scusate, certo. No, no, ma mettila quando vuoi, ma te lo segnalavo perché... No, ma va benissimo, se vuole dire adesso Silvia e poi dopo, tanto le domande sono alcune arrivate mentre parlavano i relatori prima, quindi comunque va benissimo, ascoltiamo Silvia. No, ma comincia a leggere le domande, te lo dicevo solo.
Allora, Jessica, cara mia, ha proposto diverse associazioni alla relazione di Claudio Vercelli, in particolare con la citazione di Dostoevskij, secondo cui il più grande torto che possiamo fare a qualcuno è la libertà, e con il conformismo di Bertolucci. Poi abbiamo per esempio una domanda di Marina Breccia che chiede se ai relatori se nel passaggio dall'individuale al collettivo secondo KS sia necessario anche un collettivo di appoggio culturale e sociale che induca il transfert. Continua Marina Brescia, un collettivo che si faccia testimone e assuma la responsabilità alla scelta e all'elaborazione del rischio dell'indifferenza indifferenziato che ha le caratteristiche della complicità. Poi Maria Silvera ci chiede al dottor Semi di dire qualcosa in più sullo sdoganamento. Ne leggo tre o quattro magari e poi lascio rispondere. Viene associato il concetto di decentramento nella clinica transculturale, che senz'altro è di grande, come dire, è in dialogo con quello che stiamo dicendo noi. Silvia, vuoi fare la domanda adesso? Sì, forse. Deve il microfono. Scusate se intervengo, ma vedo che le risposte poi sono molto complesse. Innanzitutto vorrei ringraziare Antonio Semi per aver ricordato appunto, vedo che c'è scritto Antonio, ma deve essere Alberto in realtà. Sono Antonio Alberto. Antonio Alberto, scusa, certo, per aver ricordato questo mio piccolo libro d'infanzia. E a proposito, mi permetto, ma sarò come sempre rapidissima, un episodio di quel libro. E quando racconto, ma non so se è un ricordo mio o come credo di famiglia, che in treno durante un piccolo viaggio da Brescia a Manerbio, io e mia madre eravamo sedute davanti a un nazista, il quale vedendo questa bambina bionda con gli occhi chiari disse questa signora complimenti, bella bambina ariana. E poi mi chiese come ti chiami ed ero stata addestrata a dire che mi chiamavo col nome di mia madre, che era di origine tedesca, Rosina Rückinger. Ecco, per dire questo, negli stessi giorni veniva stampata la rivista La Razza, e quello che vorrei richiamare in questo incontro così ricco di temi, anche il problema della biopolitica, come fondare la differenza degli ebrei su una biologia del tutto immaginaria, come vedete, perché ci sono mille bambine ariane con i capelli neri, così come ci sono mille bambine ebree con i capelli biondi. Ecco, questo è stato un passo molto importante, è stata una biologia immaginaria, non c'era nessun motivo per indicare una razza diversa per gli ebrei, ma mi piacerebbe, se avremo altre occasioni di incontro, riprendere anche questo tema che ha una grande utilità per i persecutori, cioè di dimostrare la non ideologia delle loro convinzioni, di relegarle alla natura, ed è un passo questo fondamentale, perché tutto quello che è naturale diventa necessario e indiscutibile. Quindi direi che c'è una complicità e comincia qui forse quella biopolitica di cui poi adesso vediamo anche estreme conseguenze. Comunque grazie e complimenti per questo splendido incontro che è, oltretutto ha suscitato tantissime domande, e questo rivela la sua importanza, la sua proficuità. Troverete tutto poi negli archivi della Casa della Cultura. Chi volesse risentire quello che abbiamo detto questa mattina, basta che vada sul sito Casa della Cultura di Milano, troverà questa giornata conservata in archivio, in definitiva, senza un limite, in modo indefinito, la troverà sempre, perché stiamo costituendo proprio una memoria di questi incontri. Grazie.
Volete magari provare a rispondere alle domande che abbiamo letto? Sì. Per quel che mi concerne, non so se con Semi poi, senz'altro possiamo alternarci, ma essendo lui secondo redattore, io mi approssimo a quelle che non sono delle risposte ovviamente conclusive, ma solo delle ipotesi di riflessione. Parto proprio da quanto diceva Silvia Vietti-Finzi. Il tema della biopolitica è strategico, è fondamentale, non è un tema di questo secolo, è un tema del Novecento, non è, ma anche forse di prima, però nel Novecento viene incorporato dentro l'agire istituzionale, non solo dei regimi più delendi, ma anche di altri regimi, cioè ad esempio le disposizioni sui processi migratori incorporano già una visuale biopolitica, cioè si giustificano da questo punto di vista come filtri rispetto alla qualità dei soggetti che devono entrare. E in buona sostanza dentro questo costrutto c'è la declinazione della identità, più che l'identità, parola molto tagliente, molto ambigua, c'è la declinazione della soggettività come elemento che è ancillare alla dimensione gruppale, ma dove il gruppo è appunto qualcosa di definito in base ai tratti dei caratteri naturali, esattamente quello che Silvia Vietti-Finzi stava facendo, dicendo e affermando. Il costrutto dei regimi totalitari di contro quelli democratici è l'esaltazione di una dimensione, non importa quanto fittizia, naturalità. E quindi di necessità, e quindi di inderogabilità, e quindi di insindacabilità. Cosa si può rispondere a questa cosa qua? Il racconto, non solo dello storico, ma io credo di poter dire che il racconto dell'uomo, non di cultura, ma dell'uomo illuminista, è il racconto del mutamento, del cambiamento, di come questo mutamento e cambiamento venga incorporato all'interno degli stessi soggetti, creando anche difformità che vanno, ripeto questo aspetto, rinegoziate tempo dopo tempo. Un impegno gigantesco. Sapete benissimo, meglio di me, che di tre reazioni classiche, tradizionali, rispetto alle sollecitazioni dell'ambiente e delle relazioni, fuga, aggressione, mediazione, la terza è la più impegnativa e quella anche più produttiva, in buona sostanza. Però rimane il fatto che il rifiuto della mediazione è un dato su cui i regimi del Novecento, quei regimi del Novecento, hanno fatto riferimento. Alla naturalità è anche legato per un altro tema, lo dico a Silvia Vietti-Finzi, ma a tutti quelli che ci ascoltano, quello della prevedibilità. E questo è un tema tramanda il passato, le organizzazioni sociali precedenti ai processi rivoluzionari. Le rivoluzioni sono tante cose, ma sono anche una rottura della prevedibilità naturale, come era scansita nella persona di un tempo, alla quale si istituisce una innovazione e trasformazione che comunque implica in sé i caratteri, diciamo così, di una sostanziale continuità. Laddove questa progressione della continuità si interrompe, il caso delle crisi economiche, subentra l'angoscia. E l'angoscia va governata. Tema l'abbiamo già trattato, sia pure superficialmente, da prima, e quindi non ci ritorno. Rimane il fatto che la biopolitica oggi, come allora, non chiama solo in causa il diritto di dare la morte così come di dare la vita, ma richiama in causa il tema spinosissimo di come i regimi politici possono definire la natura della vita medesima. E questo è il vero orizzonte. Il vero orizzonte è di disemancipazione, che è un tema a sua volta gigantesco. Lancio ovviamente soltanto questo elemento, questi elementi di riflessione rispetto alle sollecitazioni di Vietti-Finzi, perché mi sembrano strategici, perché riguardano con lo stato dei sentimenti, ma anche delle paure e dei risentimenti che ci accompagnano, che accompagnano coloro che ci hanno preceduti, noi medesimi e coloro che verranno dopo. Rispetto agli altri quesiti, vado molto velocemente per non sottrarre spazio al corredattore, così come a eventuali prosiegui di conversazione. Ma la cosa che a me viene molto più facile da dire rispetto a cara mia, è forse una citazione quasi
Duopo e come tale anche un po' retorica, prevedibile. Ma è la paura e la fuga dalla libertà. Questo è un altro tema profondo del Novecento. Cioè, tutti reclamiamo diritti e libertà, molti temono l'inveramento degli uni, i diritti e dell'altra, libertà. Non è un tema neanche poi troppo filosofico, se ci pensate bene. È un tema che rimanda ancora una volta ai quadri dell'identità individuale e della necessità di un conformismo. Vi dico questo, su un piano antropologico il dato prevalente all'interno dei fascismi, così come nei regimi totalitari del Novecento, non è tanto l'identificazione con le punte militanti, che peraltro hanno anche una scarsa qualità dal punto di vista della proposta di contenuto, ma è un dato, come è stato citato dalla stessa interlocutrice, legato al conformismo medesimo. Il vero nocciolo dei fascismi è il bisogno di conformità, quello che io definivo, sia pure sommariamente, come bisogno di univocità, uniformità. Il ricorso alle uniformi, le uniformi possono essere un vestito, un abbigliamento visibile e tangibile, valso per il secolo scorso, possono essere anche qualcosa d'altro che Stan riposi in altri aspetti. Ad esempio, risposa, secondo me, in certi atteggiamenti della comunicazione web, dove c'è comunque un bisogno di trovarsi conformi, che vuol dire leggersi più che leggere in questo caso qua, riscontrarsi più che identificare, raccogliere, capire e comprendere. Questo bisogno di conformismo è un fatto fondamentale. Bertolucci è strategico nel suo immaginario filmico, non solo per il testo filmico tratto da Moravia, ma anche per altre opere, cioè voglio dire ad esempio opere come La tela del ragno, se ricordo bene il titolo, e così via, che sono opere strategiche per capire come ci siano rimozioni non solo da una parte, ma anche da altre parti, come le rimozioni siano funzionali alla costruzione di, chiamiamole così per essere molto chiari, pseudo-identità, diciamo così. Semplifico al massimo, ma per capirci. Queste cose non si sono risolte. Queste cose ritornano semmai nel momento in cui i quadri di riferimento della socialità vengono sottoposti a un vero movimento tellurico. Pensiamo alla condizione pandemica, soprattutto post-pandemica, su cui dovremmo ancora confrontarci ripetutamente, perché io credo che gli effetti di lungo periodo saranno gli effetti di un vero dopoguerra, non solo con una ristrutturazione sociale, ma con una ristrutturazione dei quadri, non solo della memoria, ma dei quadri delle identità individuali e collettivi. E riguardo all'individuale e al collettivo transfert, il punto è che bisogna, secondo me, non so quanto la mia risposta sia confacente alle aspettative dell'interlocutrice o dell'interlocutore, scardinare l'idea di una comunità di destino. I fascismi e quindi i genocidi si giustificano gli uni e gli altri come la realizzazione di un dato naturale, per l'appunto, lo diciamo prima, un dato necessario, lo diciamo già prima, ma anche un dato legato a un destino che è non solo imperscrutabile, ma anche e soprattutto indiscutibile. C'è la necessità di fare queste cose. Se voi andate a leggere ciò che ci è pervenuto da parte dei artefici dei processi genocidiari, sentirete dire quasi sempre, non solo, badate bene, a mo' di scusa superficiale, a mo' di giustificazione formale, un sentito, un condiviso bisogno di affermare. Questo era quello che si verificava dinanzi a noi. Noi dovevamo adempiere un compito senz'altro molto impegnativo, molto oneroso, l'abbiamo fatto anche per voi, in fondo. Vi abbiamo liberato da certi problemi, ma ineludibile. La comunità di destino all'interno dei regimi fascistici è essenzialmente questo. È un'obbligatorietà reciproca che crea anche, però, mi si passi questo termine del tutto inappropriato, che l'antropologia ha smentito da tempo, ma che sul piano pubblicistico e comunicativo ha un significato del vincolo di sangue, che diventa poi anche vincolo omertoso, del vincolo che il crimine crea e rigenera, che è un vincolo profondo, che è un vincolo di appartenenza. È un vincolo di appartenenza. Cioè, agire su questi meccanismi, sia su un piano individuale che su un piano sociale, è pieno, un'operazione piena di conseguenze,
perché vuol dire, dal mio punto di vista, prima di tutto raccontare, se si hanno gli strumenti, le possibilità, all'interlocutore che le sue parti sono in completo disaccordo e che lui non sta negoziando con se stesso, permettetemi ancora questo linguaggio, permettetemi ancora questi riferimenti, ma sta semplicemente sublimando. Uso con la mia terminologia, che non è clinica, lo ripeto ancora una volta, sta sublimando completamente la dissociazione che sta vivendo, che viene sublimata per l'appunto dentro una costruzione paranoide, che ha una sua coerenza, questo senz'altro, ma che ha una sua distruttività totale assoluta, perché il sogno del paranoide è la morte totale, la morte non solo degli altri ma anche di se stesso, la figlia della fiera. Sullo sdoganamento io posso solo dire una cosa: occhio che è un tema fondamentale, anzi occhio e orecchio. Lo sdoganamento essenzialmente, allora come oggi, è lo sdoganamento della istintualità, è un discorso di riduzione dell'individuo sociale a una dimensione non solo e non tanto individuale, ma a una dimensione sostanzialmente etologica. I fascismi tradizionalmente enfatizzano moltissimo, uso questo termine, fascismi intendendo molte cose, regimi storici ma anche altro, anche se mi rendo conto che da un punto di vista storico e storiografico è di per sé discutibile l'utilizzo di categorie massimizzanti, ma i fascismi hanno un nocciolo duro che non è un nocciolo ideologico, ma è il nocciolo dell'esaltazione dell'individuo come o preda o come cacciatore. Il richiamo del fascismo, che è un richiamo elementare, che è tanto più forte nel momento in cui ci sono trapassi, transizioni, trasformazioni, è l'appello a un individuo ridotto alla sua elementarietà. Elementarietà nel fascismo vuol dire essenzialmente istintualità. L'istintualità è essenzialmente un processo di prevaricazione. Ognuno di noi, a livello storico, come a livello, posso provare a immaginare, anche clinico, fa un rimando ai fondamentali. E quindi a ciò che alberga anche l'istintuale dentro le costruzioni personali. Questo è ineludibile. Ma il fascismo sopravvanza questo tipo di discorso, lo stravolge completamente. Dice che non c'è nulla da analizzare, semmai c'è qualcosa da condividere, in un sodalizio mortifero. I fascismi hanno un tratto comune, sono narrazioni della morte. Allora come oggi. Narrazione della bella morte, del compiacimento della morte. Questo, guardate, è fondamentale. Thanatos contro Eros è veramente qualcosa di molto elementare, ma appunto hanno un forte richiamo. Prego, Sara. No, mi sembrava molto interessante questa cosa, perché è tornato a Freud, quindi ne approfitto per... Era uomo del suo tempo. No, ne approfitto per ringraziarla, perché mi sembra che, come dire, abbiamo fatto tutto il giro, quindi mi sembra molto... No, il giro l'abbiamo fatto, io ho praticamente finito, dico soltanto che questo però è un aspetto fondamentale, è inutile cercare costruzioni ideologiche come sovrastrutture, il fascismo fa meno delle sovrastrutture, ti dice, questo l'ha fatto il comunismo, voglio dire, che non a caso è dimenticato ormai negli anfratti della storia, ma il fascismo ti dice no, l'uomo è essenzialmente quella roba lì. Poche palle, scusatemi il termine poco cortese ma chiaro, poche palle. In fondo la prima guerra mondiale ce l'ha dimostrato. Cosa state a girare intorno a tutti gli altri discorsi? Ora, se una parte della società, allora come oggi, rifiutano completamente questo discorso, altri sono proclivi. Scusatemi, ma lascio poi la parola. Grazie mille, do la parola al dottor Semi, che rispetto a queste domande. Sì. Scusate, ovviamente la mia è una risposta appunto personale da psicoanalista, e quindi i grandi temi che solleva Claudio Vercelli sono dei temi assolutamente importanti, credo sui quali noi dobbiamo riflettere, ma sui quali io personalmente devo riflettere, e però non ho una risposta. Mi soffermerò su due aspetti. Uno è quando... viene richiesto di come si fa a educare all'empatia. In quel momento, mi pareva fosse Sara Boffito che l'avesse chiesto, in quel momento a me è venuto in mente un ricordo familiare. Quando un mio cugino riuscì a ritornare da un campo di concentramento,
potete immaginare in che condizioni, per giunta nel caos che c'era alla fine della guerra, lui fu portato fino a Vienna e poi rientrò con mezzi quasi personali fino a casa e bussò alla porta di casa, dove non era stato atteso, era stato arrivò di sorpresa, diciamo, e la mia prozia aprì la porta, lo guardò e gli disse: figlio mio, come ti sei trascurato? Quindi, come reazione, a proposito di empatia, mi pare abbastanza, e come dire che nel clima, nella cultura austro-ungarica, che era quella propria della mia famiglia, c'era questo stile che impediva una comunicazione diretta di un sentimento. Mi chiedo, oggi riusciamo davvero a comunicare un sentimento di empatia e a crearlo, un sentimento che, come dire, fonda la possibilità di una sensazione di condivisione reale? Punto di domanda. Io credo che non sia una cosa così facile. Penso che la mia prozia fosse esplicita, diciamo, ma che implicitamente tutti noi abbiamo delle difficoltà a manifestare questo sentimento e creare delle condizioni perché questo sentimento possa venire coltivato, credo potrebbe essere uno dei compiti nostri, senza badare però anzi, stando attenti a non creare una pedagogia tipo di buoni. Non è una questione di essere buoni, è una questione di potersi permettere davvero di provare questa cosa. L'altro tema su cui volevo intervenire minimamente è quello della natura, la naturalità e via di seguito. Per carità di Dio, è quanto di più pericoloso esista, certamente. Io credo che abbia ragione Silvia Vegetti Finzi quando ce la richiama, perché effettivamente la biopolitica, che è precedente, badate, alle origini del fascismo, se stiamo a guardare la politica, come dire, l'igiene pubblica che è stata realizzata nei paesi cosiddetti socialisti già avanzati allora, in Svezia, negli anni attorno alla prima guerra mondiale, è un qualche cosa di spaventoso, di agghiacciante, dove veniva veramente, per esempio, assolutamente programmata la sterilizzazione e a volte l'eliminazione di persone ritenute con difetti fisici naturali. Quindi, questo prima del nazismo, quindi dobbiamo starci attenti a una biopolitica è pericolosissima. È tanto più pericolosa oggi perché il concetto di natura, da un lato, non solamente in un paese cattolico come il nostro, viene santificato e viene identificato con la Madonna sempre vergine, via di seguito, non deve essere toccata, eccetera, eccetera. No, la natura è un qualche cosa che è un concetto che stiamo costruendo noi altri, e è assolutamente importante avere questa consapevolezza che stiamo costruendo un concetto di natura che di per sé non esiste e che non giustifica assolutamente una delle scelte di biopolitica. Stiamo attenti perché ovviamente oggi lo sviluppo, per esempio, delle neuroscienze o dell'incrocio tra neuroscienze e intelligenza artificiale ci pongono degli interrogativi notevolissimi che è bene che ci poniamo prima che succeda il patatrac. Questo solamente per dire qualche cosa, cioè che cosa succederà, che cos'è davvero che impedisce di tollerare la soggettività, e non c'è il rischio viceversa di andare verso un'omogeneità fatta anche di piccoli chip messi nel cervello? Punto di domanda. Grazie. Io direi che è il caso di passare alla seconda. Infatti, stavo poi raccogliamo le domande, perché siamo molto. Stavo appunto passandoti la parola, quindi benissimo, certo.
Quindi io passerei direttamente a questo punto la parola alla dottoressa Sautini, che è stata insieme a me all'interno dell'esecutivo del Centro Milanese di Psicanalisi come segretario scientifico, che ha diversi ruoli sia all'interno della società che a livello internazionale come il COVAP, e direi di passarle direttamente la parola. Ronny, scusami, c'è un piccolo cambio di programma, così aggiorniamo anche la dottoressa Sautini, nel senso che il dottor Molinari... Il dottor Molinari non si è ancora connesso, quindi dopo l'intervento della dottoressa Sautini passeremo la parola direttamente alla dottoressa Preta. Sì. Poi... Ok, no, ma ero al corrente. Grazie Ronny, sono molto contenta di essere qua, di aver avuto tutti questi stimoli che sono stati così, così ricchi, così toccanti anche. Direi, prendo un angolino che è stato il concetto di globalizzazione che è stato accennato, o meglio della crisi della globalizzazione che la pandemia ci ha così accelerato, anche se si era ricominciata prima, e la crisi della globalizzazione che è riaccesa, no? Tutti i nazionalismi, i regionalismi, anche pensate adesso che anche qua in Italia non si può passare da una regione all'altra, o come dire, questo produce anche il ritorno del narcisismo, delle piccole differenze con noi siamo più bravi degli altri. Ed è un'esperienza così viva, no? Così immediata, che ci confronta con i nostri personali ribaud nazionalistici. Quello che abbiamo visto stamattina, no? È come la rivendicazione identitaria sia effettivamente una semplificazione del pensiero, e che come il concetto di appartenenza produca e derivi dal rifiuto narcisistico degli altri. D'altra parte, in psicanalisi identità e alterità non sono alternative. L'alterità, come abbiamo sentito anche dal dottor Semi, è proprio dentro di noi, perché noi ci costruiamo attraverso identificazioni. E l'identità, come ci dirà a breve Lorena Preta, è un dato instabile, appartiene alla categoria dell'imperfezione. E quindi i confini che noi costruiamo sono dei confini, come diceva anche il dottor Vercelli, che sono l'incapacità di costruire connessioni dentro noi stessi. Volevo dire solo una piccola cosa sullo sdoganamento, no? E su quanto diceva il dottor Semi sul fatto che lo sdoganamento faciliti l'azione razzista, e poi diceva con prudenza ne parlo, perché niente come la psicanalisi afferma la libertà di parola. Allora, certamente la questione dello sdoganamento riguarda anche il tempo, perché è vero che la libertà di parola è come dire, fondamentale, ma lo sdoganamento implica una velocità nell'esprimersi, che tanto la difficoltà che abbiamo nel mantenere e nell'appropriarci dei mezzi di comunicazione di cui adesso siamo anche in qualche modo dipendenti, come la velocità della parola ci porti a accentuare il pregiudizio. Questo è un aspetto, c'è una ricerca, ci sono delle ricerche negli Stati Uniti sul pregiudizio, che vedono che il rallentamento, la possibilità di prendersi tempo nel momento in cui ci si esprime, consente una maggiore capacità di controllare quell'intensa e interiore conflitto fra capacità di contenere la propria alterità e invece costruzione del pregiudizio che ci permette di semplificare il nostro pensiero e di allontanare gli altri. Ma passo adesso immediatamente la parola a Lorena Preta, che di geografie se ne intende. Ah, vedo che è arrivato il dottor Molinari. Allora ritorniamo al programma precedente. Ecco, saluto il dottor Molinari, che adesso vedo, e presento lui. Mi sente? Faccia sì con la testa, bene. Sì, allora, sì, la sento chiara e forte. Benissimo. Allora, Maurizio Molinari, che è attualmente direttore di Repubblica, è stato direttore della Stampa dal 2015 al 2020.
ho queste piccole note da un altro collega psicanalista, Alberto Sonnino, che mi ha, come dire, detto, queste sono cose a cui tiene. E una questione a cui tiene che non ancora ventenne già collaborava con Spadolini, ancora prima di laurearsi con Spadolini sulla Voce Repubblicana, questo è. Maurizio Molinari ha studiato al Manchester College di Oxford, all'Università Ebraica di Gerusalemme, e poi si è laureato in Scienze Politiche e Storia alla Sapienza di Roma. Noi tutti sappiamo che è un saggista, esperto di politica internazionale ed è stato corrispondente per La Stampa da Bruxelles, New York, Gerusalemme e Ramallah. Ha raccontato i conflitti nei Balcani, in Medio Oriente e nel Corno d'Africa. Ha intervistato innumerevoli leader, Barack Obama, Bush, il segretario di Stato Condoleezza Rice, Henry Kissinger, Madeleine Albright, i segretari Kofi Annan, Ban Ki-moon e va bene, e Yasser Arafat e Mahmoud Abbas. E anche il ormai troppo dimenticato, il comandante del PKK, Öcalan, e il presidente del Kurdistan iracheno. Allora, ha pubblicato ovviamente molti libri, La Jihad, guerra dell'Occidente, Il califfato del terrore, Gli ebrei di New York, L'Italia vista dalla Cina, e quest'ultimo che si intitola Atlante del mondo che cambia, le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo. Direi che questo testo in qualche modo ci porta all'interno del discorso anche che facciamo oggi, perché nei suoi capitoli si addentra in una serie di fenomeni che sono tutti connessi, che sono correlati tra il populismo e il sovranismo, no? L'abbiamo appena accennato adesso parlando anche della globalizzazione, le migrazioni, le disuguaglianze economiche, le differenze di genere, di cui ricordava Ronnie, mi occupo particolarmente all'interno dell'Associazione Internazionale di Psicoanalisi, che ha un comitato che si riunisce tra l'altro domani, in cui vede le differenze di genere, il razzismo, il pregiudizio, mettendo insieme vari comitati dell'IPA per poter discutere delle connessioni fra questi fenomeni, le epidemie e ovviamente il razzismo, i molti volti del razzismo e dei crimini che il razzismo porta con sé. La parola a lei, dottor Molinari. Io vi sono molto grato di questa occasione, non solamente per il rispetto che ho per il Centro Milanese di Psicanalisi e per la Casa della Cultura, ma perché ritengo che affrontare questo argomento, come la difficoltà di non essere razzisti, possa aiutare ad aprire una conversazione su dei vulnus che noi abbiamo nel nostro paese, come anche altre democrazie avanzate li hanno. Di che cosa si tratta? Perché c'è questa difficoltà a non essere razzisti e che cosa si può fare? Cominciamo da quando io iniziai la mia prima missione da corrispondente a Bruxelles, all'inizio del 2000. Io ero un giornalista già della Stampa, avevo fatto il corrispondente diplomatico, avevo quindi già una formazione, avevo finito l'università, e andando a Bruxelles mi fui accompagnato da tutta una serie di colloqui preparatori con persone di grandi responsabilità, dove fondamentalmente mi si diceva guarda, a Bruxelles l'ossatura del pensiero e dell'attività europeista sono i francesi e i tedeschi, gli inglesi remano contro, gli italiani praticamente sono ai margini, e quindi questo in due parole è l'Europa. Ora io arrivai a Bruxelles, iniziai a coprire la Commissione, il Consiglio europeo, tutte le istituzioni, e devo dire che dopo un periodo non lungo, forse un mese, forse due mesi, mi resi conto che la realtà era un po' diversa. Ovvero gli inglesi erano divisi in due tribù, una molto europeista e una molto anti-europeista, e quella europeista era la più preparata, la più determinata a battersi. I francesi erano divisi in due tribù, i francesi del nord, capaci di rivaleggiare in efficienza
nella realizzazione del pensiero europeo con i tedeschi e i francesi del sud sostanzialmente alienati dai francesi del nord, gli italiani erano sicuramente quelli che lavoravano di più all'interno delle istituzioni europee, cioè l'ammontare di lavoro dei funzionari, degli alti funzionari italiani, non ha paragoni. E i tedeschi erano, questa era l'unica vera conferma che trovai, l'ossatura della struttura europea. E lo scontro fra il contrasto fra quello che io pensavo e quello che io trovai a Bruxelles mi disse quanto nel cuore dell'Europa, nelle istituzioni europee, ci fosse un cortocircuito fra quello che l'Europa veramente era e come invece l'Europa veniva percepita, ovvero il vettore del pregiudizio fra le nazionalità che era stato nei secoli passati genesi di guerre, stragi, rivalità, nazionalismi, in realtà in qualche maniera persisteva. E questo ha comportato in me la convinzione che per fare il corrispondente la maniera più giusta è iniziare nella consapevolezza di non sapere, ovvero studiare il posto dove si va con grande umiltà, rimettendo in discussione tutte le proprie conoscenze, anche quelle che si ritengono più assodate, più consolidate. Faccio un altro esempio che ha a che vedere con la copertura della guerra in Iraq. Nel 1991, finito all'epoca lavoravo per l'Indipendente, finito il primo conflitto iracheno, la liberazione del Kuwait da parte del contingente internazionale, andai ai confini fra il nuovo Kurdistan, di fatto iniziava a essere quasi indipendente, e l'Iraq controllato da Saddam Hussein. Ero al confine fra il Kurdistan e l'Iraq, con i curdi, con i peshmerga curdi, e ci spararono addosso gli iracheni. È chiaro che quando ti sparano addosso, tu hai una lettura di quello che viene condizionata dalla situazione nella quale tu ti trovi. E quindi io avevo dato una dinamica della lettura di quell'episodio specifico, che poi in realtà, cioè a sparare erano stati gli iracheni e a subire l'attacco erano stati i curdi, che in realtà penalizzava gli iracheni. Studiando in realtà nei giorni seguenti quello che era successo, sono arrivato alla conclusione opposta. E perché tutto questo ha valore? Perché un giornalista che si trova in una zona di guerra, in una zona di conflitto, è portatore delle proprie convinzioni, è portatore delle proprie conoscenze, delle proprie emozioni. Il punto è che in realtà proprio queste a volte sono di ostacolo, proprio queste sono la genesi del proprio pregiudizio e proprio queste ostacolano la comprensione degli eventi. Dunque, come si fa? Non c'è chiaramente una ricetta unica, perfetta, sull'acquisizione della conoscenza, soprattutto quando si tratta della conoscenza dell'altro. L'unica maniera che la mia esperienza mi suggerisce è quella di sentire quanto più possibile tutte le fonti. È vero, è più difficile, è vero, è più faticoso, è vero, obbliga a una ridiscussione costante delle proprie discussioni, però poi in realtà, quando davvero uno riesce e arrivi a penetrare la conoscenza e il pregiudizio come altrimenti non avresti saputo immaginare. E qui c'è il terzo esempio. Io sono stato per 2 anni corrispondente da Gerusalemme, e avevo la casa a Gerusalemme e l'ufficio a Ramallah, che facevo costantemente avanti e indietro, e questo mi dava la maniera di vedere il conflitto israelo-palestinese da entrambi i punti di vista. E a un certo punto quindi ho deciso di andare
a raccontare la storia di un villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, noto perché ogni venerdì, e questo continua ad avvenire, avviene in questo villaggio la protesta più dura contro le forze israeliane. Sono andato in questo villaggio, che fra le altre cose venne fondato in origine dagli ottomani, e due volte. Una volta ho partecipato alla manifestazione di protesta contro gli israeliani dalla parte dei palestinesi che tiravano le pietre, e l'altra volta ho partecipato allo stesso evento, perché si vede tutti i venerdì nella stessa maniera, dalla parte degli israeliani che lanciavano i lacrimogeni. Quindi io ho partecipato allo stesso evento, nello stesso luogo, da una parte e dall'altra. E lo stesso evento si ripete ogni venerdì, il villaggio sta sopra una collina, i soldati stanno sotto la collina, i manifestanti si riuniscono nella piazza di fronte alla moschea, fanno tutta la discesa, vanno incontro ai soldati, i soldati sparano i lacrimogeni, i manifestanti tornano su e vanno a casa. Così funziona. Adesso è chiaro che le emozioni sono opposte, la dinamica è opposta. Quello che pensa un soldato quando gli lanciano una pietra e quello che pensa un manifestante quando gli lanciano un lacrimogeno sono due sensazioni molto diverse, ma che hanno degli elementi in comune. Ma qual è stata la cosa interessante di questo? Che quando sono andato a fare a seguire l'evento dalla parte dei palestinesi, e quindi mi sono trovato con loro sotto il fuoco, sotto i gas lacrimogeni lanciati dalle forze di sicurezza israeliane, quindi arriva la ventata dei lacrimogeni, e mi sono rifugiato dentro la casa del capo della protesta. Arriva la nuvola dei lacrimogeni, la gente piange, si sente naturalmente aggredita e si rifugia dentro le case. Seduto dentro la casa del capo della protesta, un uomo di 45 anni, che ha passato 10 anni della sua vita nelle prigioni israeliane, eravamo seduti sul tappeto. E io chiedo a lui, faccio: scusi, ma lei tutti i venerdì fa questo? E lui mi dice sì. Dico: scusi, ma lei ha 45 anni, conosce gli israeliani probabilmente meglio di chiunque, perché aver passato 10 anni nelle carceri consente di conoscere l'avversario. Ma secondo lei come finirà? Lui mi guarda negli occhi e mi fa: mister Molinari, io lo so come finirà, convivremo assieme. Dico: scusi, mi spieghi che tipo di convivenza lei immagina? E lui, chiarissimo, come se l'ha detto come se fosse ieri, mi risponde: noi convivremo come in Svizzera. E io gli chiedo: che cosa intende come in Svizzera? E lui mi dice: in una confederazione con dei cantoni. Allora, lì mi si è aperto un mondo, perché il concetto di convivenza che noi abbiamo in Europa è molto diverso dal concetto di convivenza che c'è in Medio Oriente. Per noi fondamentalmente la convivenza è figlia di conflitti, definizione di confini, rapporti di vicinato positivi, dove non c'è la guerra ma c'è la pace, c'è anzi il commercio e gli scambi, dove chi sta da una parte e dall'altra del commercio accetta, tollera e convive con chi sta dall'altra parte. Questa per noi è la convivenza. No, l'Alsazia e la Lorena, Strasburgo, è questa la convivenza. La convivenza in Medio Oriente è un'altra cosa. Cioè, nella strada che va da Beirut a Damasco, che attraversa la valle della Bekaa, è una strada dove praticamente c'è una continuità di abitati urbani. Sono tutti villaggi uno dentro l'altro, cioè c'è una continuità di abitazioni, ma sono tutti villaggi diversi. Sono villaggi sunniti, sciiti, cristiani, sunniti, sciiti, cristiani, dove la stragrande maggioranza sono sciiti, poi ce ne sono pochi sunniti e ancora meno cristiani.
Ma la cosa qual è? È che questi villaggi, negli ultimi, cioè dal 76 in poi, quindi diciamo negli ultimi 45 anni, si sono costantemente fatti la guerra. Costantemente fatti la guerra. Ora, questi villaggi vivono, sono costruiti gli uni dentro gli altri. Gli uni dentro gli altri. Un viaggiatore esterno, io mi sono accorto di passare da un villaggio all'altro solamente perché la mia guida mi spiega, dice: guarda Maurizio, tu vedi che quando passi da un villaggio all'altro c'è l'immagine del capovillaggio. Allora l'uscita è vestito col turbante, il sunnita c'ha la veste sunnita, il cristiano è vestito all'occidentale. Ma se uno non fa caso a quei ritratti giganteschi, tu non ti accorgi. Allora, che cos'è la convivenza in Medio Oriente? La convivenza è che si vive assieme fra nemici. Nella città vecchia di Gerusalemme, i quartieri armeno, cristiano, arabo, ebraico sono separati, ma all'interno di un chilometro quadrato, cioè c'è uno spazio all'interno del quale ci sono quattro aree, nessuno vive nell'area degli altri, ma tutti si incontrano per strada. Allora, la convivenza in Medio Oriente ha una declinazione diversa, una realizzazione diversa da quella che noi abbiamo in Occidente. In Oriente, nel mondo, in Medio Oriente, si convive con il nemico. Il nemico è il tuo vicino di casa. Tu puoi mangiare nello stesso ristorante, frequentare lo stesso mercato della persona che odi, che ha ucciso tuo figlio. Ora, sono realtà drammatiche, molto diverse. Forse per cercare qualcosa di simile in Europa potrebbe essere l'Irlanda del Nord, ma è molto anche lì difficile fare dei paragoni. Il punto vero però qual è? Che anche qui le parole sono malate. Cioè, quando noi parliamo di convivenza, grazie. Quando noi parliamo di convivenza, noi intendiamo un concetto che chi vive in Medio Oriente declina in maniera diversa. Allora, qual è la genesi del pregiudizio e qual è la genesi del razzismo? Che molto spesso gli stessi concetti hanno declinazioni differenti a seconda delle realtà culturali. Volete che vi faccia un altro esempio ancora? Il rispetto delle donne. Allora, il mio lavoro mi ha portato a vivere per 13 anni negli Stati Uniti. Io, Maurizio Molinari, nato a Roma, per 13 anni, i miei figli sono nati lì, e con mia moglie, la casa, cioè io, per le famiglie a scuola, per 13 anni ho vissuto negli Stati Uniti e ho maturato una consapevolezza del rispetto dei diritti delle donne che quando sono tornato per la prima volta a vivere nel mio paese nel 2016, io su me stesso ho provato una situazione di shock. Ho visto i miei amici, le persone con le quali io sono cresciuto, i miei colleghi di lavoro che si comportavano nei confronti delle donne in maniere che per me non erano più accettabili. Non è, ma cioè, era il mio mondo, ero io stesso. Allora, che cosa significa? Che quando si parla di diritti, anche la declinazione del diritto, bisogna calarla nelle singole realtà socioculturali. L'approccio che oggi un americano medio ha a una donna è segnato da tutta una serie di convinzioni, condizionamenti sociali e valori diffusi che sono molto diversi da quelli che ci sono nel nostro paese. Nel nostro paese gli uomini si permettono nei confronti delle donne linguaggi e comportamenti, lasciamo perdere le leggi, ma che non sono accettabili in un paese come gli Stati Uniti, o non lo sarebbe. Che cosa significa quindi? Che la difficoltà nel non essere razzisti nasce dalla difficoltà di conoscere la declinazione del diritto o dei diritti nelle culture più differenti. E quindi è chiaro che le forme più brutali e antiche di razzismo, il razzismo contro i neri, il razzismo contro gli ebrei, il razzismo contro i musulmani, il razzismo contro gli omosessuali, che sono le forme più consolidate, in realtà non sono nient'altro che la cima di un iceberg.
Io sinceramente è legittimo chiedersi la domanda se ci possiamo emancipare da questa forma di intolleranza nei confronti del prossimo. Io credo che aveva ragione Elie Wiesel quando diceva, quando rispondeva a questa domanda, dicendo, dice, guarda Maurizio, l'unica strada è lo studio. È difficile dire se c'è un punto d'arrivo, un punto di conclusione, un punto dove uno può dire ce l'ho fatta. Però il punto vero è che è la continuazione dello studio, è la perseveranza nello studio, è la consapevolezza di dover sempre in continuazione studiare l'altro, la cultura dell'altro, l'identità dell'altro. E più l'altro è distante, ma attenzione, più l'altro è anche simile, perché noi, ad esempio, possiamo immaginare che per molti aspetti culturali gli americani sono simili a noi, o che per molti aspetti culturali, non so, i baschi sono simili agli ungheresi, e invece in realtà non è così, anche se la lingua suggerirebbe il contrario. Allora, il punto è che anche quando ci sono delle similitudini apparenti, la strada è lo studio. È lo studio il vero antidoto all'intolleranza e al razzismo, ma lo studio come forma di apprendimento continuo. Un'ultima considerazione e poi mi taccio per non tediarvi troppo. Però diciamo, questo è un tema che quando mi è stato proposto io ho accettato e ho avuto piacere accettare questa cornice, perché queste considerazioni che sto facendo con voi le ho spesso condivise nel mio mondo dei giornalisti e ho sempre ritenuto che sarebbe stato giusto invece condividerle in un universo più ampio. Cioè, parliamo del razzismo nei confronti degli ebrei. Il razzismo nei confronti degli ebrei è una tipologia di razzismo che unisce elementi persistenti nel tempo con elementi sempre nuovi. La difficoltà è nell'identificare gli elementi nuovi, non gli elementi vecchi. Cioè, oggi noi sappiamo che i campi di sterminio, i ghetti, i pogrom, le piramidi, le stragi nelle crociate, noi classifichiamo tutto ciò come antisemitismo. Non solo siamo arrivati alla fine del Novecento anche ad accettare l'identificazione fra antisionismo e antisemitismo, grazie all'impegno, fra le altre cose, di due importanti presidenti della Repubblica come Giorgio Napolitano prima e Sergio Mattarella dopo. Però il punto vero è che tutto questo appartiene alla storia del Novecento. Oggi l'antisemitismo ha nuove declinazioni che si sommano a quelle preesistenti. Non è che quelle preesistenti sono scomparse, ci sono e resteranno perché si sedimentano, ma poi ci sono nuove espressioni. Facciamo degli esempi concreti così ci capiamo. Se noi andiamo a vedere la pubblicistica intollerante nei confronti degli ebrei, dei gruppi sovranisti, o quelli che oggi si definiscono gruppi sovranisti, gli argomenti che usano per attaccare gli ebrei non sono quelli di cui abbiamo appena parlato, anche se quelli sono i retroterra, ma hanno a che vedere con i migranti, ovvero la narrativa fondamentale dell'ostilità nei confronti degli ebrei da parte dei gruppi sovranisti è gli ebrei sono alleati dei migranti, sono infiltrati negli stati nazionali, vogliono aprire le porte degli stati nazionali ai migranti, quindi sono alleati del nemico, per distruggere lo Stato nazionale. Se noi andiamo a leggere i gruppi sovranisti in Polonia, in Ungheria, nella Repubblica Ceca, che cosa sostengono? Questo è il cuore della tesi. Il motivo per cui c'è questo allarme di antisemitismo in Ungheria così forte è questo. Perché si lega l'ostilità nei confronti dei migranti con un presunto ruolo degli ebrei a favore del nemico che arriva. Ora, è un tema drammaticamente nuovo. Cioè, questo argomento 10 anni fa non c'era. Ma è anche nuovo per chi studia l'antisemitismo. Ed è anche una sfida, perché significa riandare a vedere la stessa metodologia di odio nei confronti di un gruppo specifico, ma con termini diversi. Attenzione, questa è l'estrema destra. Poi andiamo a vedere l'estrema sinistra. L'estrema sinistra ha un nuovo approccio all'intolleranza nei confronti degli ebrei. Il posto dove lo si vede con maggiore chiarezza sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, a causa della vicenda
e della presidenza Trump hanno vissuto 4 anni di grande polarizzazione estrema, che anche questa è una situazione molto nuova nella cultura politica americana. All'estrema sinistra della contestazione di Trump, all'estrema sinistra, è nato un movimento che si richiama a un principio, che è l'intersectionality, cioè l'intersezionalità. Qual è la tesi dell'intersezionalità? La tesi dell'intersezionalità è che, fondamentalmente, la società si divide in due gruppi, gli oppressori e gli oppressi. Gli oppressi sono tutte le minoranze, le donne, gli afroamericani, gli asiatici, i migranti, i gay, i transgender, tutte le minoranze sono gli oppressi. Chi è l'oppressore? L'uomo bianco. Cioè, l'uomo bianco, le donne sono gli oppresse. Quindi, secondo me, ci sono gli oppressi e gli oppressori. L'oppressore è soprattutto l'uomo bianco. Il punto qual è? È che le ramificazioni più estreme di questo pensiero, sul quale poi possiamo essere d'accordo o no, è una tesi di tipo sociale, frutto delle lacerazioni di Trump, comunque è una tesi. Il punto è che negli elementi più estremi di chi crede nell'intersezionalità, la parte più oppressiva dell'uomo bianco sono gli ebrei. Allora, anche qui è una identificazione dell'ebreo, attenzione, non l'israeliano, l'americano, l'italiano, cioè il sionista, no, l'ebreo all'interno della società è la parte più estrema dell'uomo bianco, opprime tutte le minoranze. Quindi tutte le minoranze si devono unire contro l'uomo bianco, tutte le minoranze si devono unire contro gli ebrei. Anche questa è una declinazione nuova dell'intolleranza, dal punto di vista, diciamo, cronologico dell'intolleranza nei confronti degli ebrei. Se voi andate oggi in una qualsiasi comunità ebraica americana, liberale o conservatore, non cambia niente. Vi dice che questa è la maggiore preoccupazione, perché si tratta di una nuova declinazione dell'intolleranza con una narrativa talmente innovativa che può far breccia nell'estrema sinistra, esattamente come nell'estrema destra fa breccia molto facilmente quella degli ebrei alleati dei migranti. E quindi, qui concludo, torniamo alla lezione di Wiesel. Cosa diceva Wiesel? Studiamo, perché l'unica maniera per disinnescare questi germi di odio, che in questi due casi specifici hanno a che vedere con gli ebrei, ma più in generale, come dicevamo prima, hanno a che vedere con il rapporto con il prossimo e il diverso da noi. L'unica maniera per disinnescarli è conoscerli, approfondire la conoscenza e dedicare tempo allo studio. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero per questa, diciamo, vivificante comunicazione che ci dà speranza, perché in fondo lo studio è davvero qualcosa con cui a fatica, ma possiamo tutti accedere. E, è uno studio che vuol dire fare esperienza dell'altro. Allora, visto che siamo piuttosto, stringati coi tempi, do subito la parola a Lorena Preta, che prego di guardare l'orologio, mi metta nella condizione di dire aiuto, siamo troppo, dobbiamo chiudere alle 13:30, questo è la, quanto volevo dirvi. Tengo la mia mezz'ora oppure devo... Mezz'ora è tutta, ce l'hai. Lorena Preta, ti presento stringatissimamente, è una psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, è stata direttore di Psiche, la rivista di cultura della Psiche, dal 2001 al 2009. A partire da lei il Psiche ha assunto il carattere che adesso la contraddistingue assolutamente, che produce queste interconnessioni con il mondo della scienza, dell'arte e della cultura in generale. Ricordo che i due ultimi numeri di Psiche, l'ultimo si intitola Noi Altri e il penultimo Vulnerabilità, che sono tutti e due, come anche poi Lorena citerà, hanno molti temi che riguardano la nostra giornata. Ha ideato e diretto per molti anni Spoleto Scienze,
e per la casa editrice La Terza ha pubblicato Che cos'è la conoscenza, poi Immagini e metafore della scienza, La narrazione delle origini. È responsabile e fondatrice del gruppo internazionale di geografia della psicoanalisi, che si occupa di analizzare attraverso lo studio, a proposito, le molteplici forme del disagio contemporaneo. All'interno di questo progetto cura la collana Geografia della Psicanalisi e Geographies of Psychoanalysis per Mimesis International. Ha scritto tante cose, ma io preferisco che sia lei a dare a trovare parola piuttosto che perdere io, prendere tempo per poterle narrare. Lorena, a te la parola. Grazie. Aspetta che cerco di mettermi a schermo enorme, adesso mi guardo, ecco. Scusate, nonostante uno ne faccia tante ormai di queste cose, poi non si riesce mai a... Vabbè, non importa, mi vedo piccolina da una parte, ma tanto non mi devo vedere io. Allora, io vi ringrazio innanzitutto di aver pensato di invitarmi non solo a questa conferenza, ma a questo gruppo, perché solo quando poi all'inizio è stata introdotta la giornata ho capito che questo è un gruppo di lavoro che dura da tempo e la cosa mi sembra ancora più interessante. Le cose che sono state dette fino adesso, in realtà io le ho trovate molto molto sintoniche al tipo di discorso che io vorrei fare. Vorrei soltanto dire che, come insomma Alberto Semi denunciava, diciamo, una certa ma forse difficoltà o tensione anche positiva, vista poi la bella relazione che ci ha regalato, anche io ho avuto un po' questo tipo di tensione, io in particolare, perché forse cercavo di, come dire, di sentirmi un po' legittimata. E mi sembra che lo sono un po' di meno rispetto al consesso, sia perché avete già lavorato insieme, sia per un'appartenenza, scusate, identitaria che io non ho, per esempio il mondo ebraico, e però mi sembrava che il titolo fosse davvero talmente accattivante e anche originale. Io non ho mai sentito affrontare i temi della giornata della memoria in questo modo, che ho pensato che la cosa migliore da fare era invece che collegarmi troppo ad un discorso in cui non mi potevo rappresentare del tutto, ovviamente, era di collegarmi a questa affermazione del titolo e cercare di svilupparla il più possibile proprio dall'interno. Allora, l'affermazione veramente coraggiosa del titolo è: com'è difficile non essere razzisti, come abbiamo detto. Io volevo chiedermi subito se, preso atto assolutamente di questa difficoltà, cioè dandola per scontata, non possiamo comunque tenere viva una domanda fondamentale correlata a questa, che è possibile non essere razzisti? E qui vorrei vedere di svolgere, diciamo di rendere piene queste due domande. Perché sotto la domanda "è possibile non essere razzisti" c'è, diciamo, si potrebbe subito affermare che forse il razzismo è una componente sostanziale della dinamica psichica. Abbiamo visto nelle relazioni di Semi e di Vercelli in che modi si possono declinare queste sostanzialità, diciamo, ma ora vedremo meglio io cosa intendo. Partirei da un lavoro di anni fatto da Fakhri Davis, che è uno psicoanalista sudafricano che da moltissimi anni vive in Gran Bretagna e lavora in Gran Bretagna, e che appunto da molti anni lavora sul tema di quello che lui definisce il razzismo interno. Nell'ultimo numero di Psiche, non sono i miei questi numeri di Psiche, io ho finito la mia direzione di Psiche nel 2009, quindi moltissimi anni fa, ma invece nella nuova Psiche, che è diretta da Stefania Nicasi, c'è un penultimo numero che è intitolato appunto Vulnerabilità, come Cristina Sottini ricordava,
E in questo numero Fakhri Davis dialoga con Virginia De Micco, che è una nostra psicanalista e antropologa, su che cosa appunto intenda per razzismo interno. E la definizione è che il razzismo interno costituisce una tappa ineliminabile dello sviluppo psichico legata a meccanismi psichici arcaici, molto antichi, ma però indispensabili per configurare e stabilizzare la propria percezione identitaria in connessione col proprio gruppo interno, cioè col noi, in necessaria opposizione con i fuori gruppo, cioè con loro. Allora, Davis fa risalire questa condizione a un meccanismo di proiezioni. Davis ha anche una, diciamo, origine teorica in senso psicoanalitico kleiniana, quindi forse usa in maniere anche un po' diverse da me, da noi, queste tematiche, e fa risalire questa condizione a un meccanismo di proiezione di nostre paure all'esterno. Sono delle proiezioni estensive, cioè che possono essere riconducibili ad ogni stadio dello sviluppo psichico. Se il razzismo interno è sempre presente, però può attivarsi in certe condizioni ed emergere, per esempio, quando sentiamo che la nostra identità, il nostro gruppo interno, è minacciato. Il discorso di Davis, secondo me, è interessante proprio perché fa riferimento a un gruppo interno, sottolinea molto l'aspetto gruppale di questa identità razzista, diciamo, tra virgolette. E poi vorrei sottolineare il significato ricco di conseguenze dello sguardo particolare che Fakhri Davis può darci rispetto a questi temi, essendo lui un sudafricano, vissuto anche per molti anni in Sudafrica, e il Sudafrica è tuttora un paese che sta scontando anni di apartheid, cioè di segregazione razziale violenta, terribile, e quindi Fakhri Davis, diciamo, può avere una sensibilità speciale rispetto ai temi razziali e al loro significato interno. Potremmo dire, azzardo un altro items da aggiungere, ecco, com'è difficile non essere razzisti, è possibile non essere razzisti, che è forse impossibile non essere razzisti essendo cresciuti in una società razzista. In che senso? Possiamo dire, cioè, che nei paesi, in quei paesi che hanno subito la dominazione coloniale, c'è una interiorizzazione dei modelli coloniali anche da parte dei colonizzati. Questo ci aiuta a capire in che modo l'esperienza traumatica e violenta del razzismo si radichi nella psiche, trovandomi un terreno in qualche modo precostituito. Per carità, non voglio certo dire che questo terreno precostituito significa che chi è oggetto di pregiudizi razziali o delle violenze di natura razzista, razziale, sia predisposto a subirli, no? Così si rovescerebbe la responsabilità della violenza su chi la patisce invece che su chi la mette in atto, ma solo volevo mettere in luce il fatto che nella psiche le particolari dinamiche colonizzatore-colonizzato, anche se poi le sue espressioni assumono caratteri diversi a seconda delle culture, delle società in cui si manifestano, e poi vedremo meglio, sono comprese queste dinamiche colonizzatore-colonizzato nelle vicissitudini di base della vita psichica. Inoltre pure è necessario al momento tenere presente che l'antica questione coloniale è il fondamento psichico di tante forme di razzismo odierno. Il colonialismo, infatti, è un problema non ancora risolto e che trova nuovi aspetti nella situazione attuale. Infatti, le dinamiche indotte dal colonialismo sono ancora presenti e determinanti. Lo vediamo, per esempio, anche nel fenomeno del terrorismo, che adesso non c'è modo qui, certo, di estendere questo discorso, ma sicuramente dipende dalle conseguenze delle politiche coloniali. Vorrei citare adesso brevemente un autore che è un filosofo, che è uno studioso di psicanalisi che vive in Francia, si chiama Livio Boni, che ha scritto un libro molto originale e particolare che si chiama L'inconscio postcoloniale, geopolitica della psicoanalisi, dove compie un'analisi particolare
delle dinamiche inconsce del mondo postcoloniale, riportandole alla situazione attuale. Dice che, vi leggo questa piccolissima citazione, la condizione postcoloniale non è più ascrivibile al giorno d'oggi ad aree geografiche e culturali precise e si trova in qualche modo generalizzata, investendo tanto l'Europa che l'ex mondo colonizzato. Sarebbe interessante tentare di stabilire quali forme prenda oggi nel mondo globalizzato l'inconscio postcoloniale, attraverso sintomi individuali e transindividuali, come le nuove forme di razzismo, l'identitarismo, il nazionalismo vittimistico in Occidente, le forme di populismo postcoloniale in grandi paesi emergenti come il Brasile e l'India, la tentazione dell'integralismo islamico per una parte dei dannati della terra. Ho scelto questo pezzo del suo discorso anche perché si conclude con la citazione dei dannati della terra. I dannati della terra è un titolo di un libro, come credo sappiate, bellissimo e fondamentale, di Frantz Fanon. Frantz Fanon era un medico psichiatra nato e cresciuto in Martinica, radicato completamente nella cultura francese, appunto essendo martinicano, le Antille. E a un certo punto lui si spostò in Algeria, in Martinica aveva già avuto delle esperienze anticolonialiste, ma quando si sposta in Algeria sposa in pieno proprio la battaglia anticolonialista africana, diventando un emblema della lotta, oltre che alla violenza razziale, alle contraddizioni interne al mondo coloniale, in special modo le contraddizioni di origine psicologica. È interessante perché soltanto quando va in Algeria, cioè un posto, cioè in Africa, no? Riesce a fare, diciamo, questo salto che universalizza il problema del rapporto colonizzatore e colonizzato, introducendo una specie di termine terzo, che penso sia poi molto utile da vedere più in là nel proseguo del mio discorso, perché diciamo fa uscire un po' dalla paralisi dicotomica anche razzista, antirazzista. Vediamo come. Ora, se pensiamo ai cambiamenti che la società e la cultura odierne stanno attraversando, non possiamo certo non dire che siamo di fronte a una crisi vera e propria del paradigma culturale, no? Che ci ha finora, diciamo, caratterizzato, accompagnato, che ci è appartenuto. Questo mutamento del paradigma culturale provoca il crollo delle certezze precostituite fin qui e attiva la proliferazione di fantasie interne volte a rappresentare, a dare voce, ma in maniera difficile, perché non è facile rappresentarle, allo sconcerto. E questo in genere è fatto concretizzando il pericolo, cioè inventando, diciamo, trovando come soluzione dei fantasmi concreti laddove proprio la funzione simbolica evidentemente è carente in questo periodo culturale e sociale. Per cui c'è una tendenza, diciamo, al pensiero concreto e anche all'agito. Ora, di fronte sempre a questa, per continuare a parlare di questa difficoltà provocata dai cambiamenti culturali attuali, possiamo dire che si verifica una sorta di spiazzamento, proprio di disorientamento, che mette in crisi proprio la percezione della nostra stessa identità, tanto più appunto perché stiamo parlando, e ne hanno parlato benissimo sia Semi che Vercelli, di identità composite. Si tratta di dislocazioni che spostano il nostro sentimento identitario in un luogo che sembra non appartenerci più, un luogo altro, difficilmente riconoscibile. Non è un caso che la metafora geografica sia quella che si presta a descrivere in questo momento, forse meglio dal mio punto di vista, queste situazioni. Penso anche al libro recentissimo appunto di Molinari, quello che anche Cristina Sautini nominava, che è Atlante del mondo che cambia, dove si assume che per spiegare appunto le sfide del nostro tempo ci sia bisogno di una mappa
articolata che rappresenti anche spazialmente le situazioni dei vari paesi e le relative problematiche. Anche questo racconto che faceva della situazione, ma poi magari lo si può riprendere Molinari, della convivenza tra le diverse, tra nemici, è tutta una situazione appunto lì, spaziale, anche lì, insomma, non voglio dilungarmi troppo perché so che non ho molto tempo. Forse la possiamo riprendere anche nel dibattito. Ecco, mai come ora ci siamo trovati di fronte a realtà frammentarie, dove i confini tra gli stati, che pure sono sempre stati mobili, lo sappiamo, nel corso della storia, possono subire un doppio processo. Da una parte un superamento continuo e anche arbitrario, direi, di questi confini, e dall'altra una riaggregazione invece artificiale che spesso fatta delle popolazioni, che irrigidisce le diverse realtà sociali e culturali, raccogliendole sotto un'unica insegna identitaria, un po' quello che per esempio è il tentativo di certe frange del mondo musulmano, no? Altre volte invece si producono, no, dunque questo però i confini, proprio perché mobili, in tutta la storia dell'umanità hanno prodotto con il loro superamento, proprio per il loro superamento, delle contaminazioni che a volte sono state generatrici, come sappiamo, di allargamenti culturali, di evoluzioni sociali, culturali, ma rispetto alla situazione di origine. Altre volte invece hanno prodotto delle situazioni confusive oppure hanno assunto degli aspetti persecutori e hanno determinato degli irrigidimenti tali che hanno dato poi luogo a delle conflittualità insanabili che sono quelle che vediamo tuttora. Sappiamo pure che nella topografia psichica, per continuare con la metafora geografica, gli sconfinamenti rappresentano quella parte del lavoro psichico che opera una continua traduzione e insieme ibridazione di elementi non solo tra i vari domini psichici, ma anche tra loro e l'esterno. E quindi sono queste contaminazioni, io credo, costitutive della psiche. Come dice Virginia De Micco, che aveva fatto il dialogo con Facrideris, ma che è una psicoanalista che si occupa molto dei temi dell'immigrazione e che analizza in genere i fenomeni migratori come paradigmi di transiti psichici sostanziali, appunto come li intendo anche io, vi leggo: sarebbe appropriato parlare di un processo di costituzione dei confini e cominciare a percepirlo come un luogo di scambi e transizioni ininterrotte, piuttosto che come una striscia sottile definita una volta per tutte, confine permeabile dunque, proprio perché reca inscritte in sé le vicissitudini della sua stessa formazione. E in questo senso poi questi confini geopolitici, che sono sempre così mossi e così travagliati, sono anche dei confini, dice Virginia, psicocorporei, che allo stesso modo recano iscritte tutte le vicissitudini relazionali che li hanno attraversati e da cui sono emersi. Ecco appunto un'idea di confine come qualcosa di drammaticamente mobile, ma anche a volte appunto evolutivamente fruttuoso. E questa, per la psicanalisi, infatti, non possiamo non dire che questi processi sono un elemento fondativo. Recentemente, in un seminario che ho fatto a Napoli, riportavo, e vorrei rifarlo anche qui, io quanto tempo ho, Cristina? Perché non ho visto poi l'ora qual era. Scusa? Un bel po'. 10 minuti. In tutto. Sono già passati 20 minuti. Tempus fugit. Non so se leggervi allora questa bellissima citazione di Freud, illuminante, forse la tolgo, c'è una citazione dall'introduzione alla psicanalisi, dove Freud faceva una bellissima descrizione di quello che si potrebbe trovare se si andasse in un paese abitato da, lui diceva, slovacchi, magiari, tedeschi, che hanno ognuno delle caratteristiche, per esempio, di cultura del posto, del luogo, eccetera, che certamente sarebbero delle differenze, ma lui poi dice
non potremmo, questa ripartizione potrebbe essere tale per cui i tedeschi che sono allevatori di bestiame abitano nel territorio collinoso, i magiari che coltivano i cereali e la vite in quello pianeggiante, gli slovacchi che praticano la pesca e intrecciano vimini sui laghi. Se questa ripartizione corrispondesse a un taglio netto, dice Freud, sarebbe una meraviglia per le lezioni di geografia, no? È invece verosimile, lui dice che c'è una mescolanza e che tedeschi, magiari e slovacchi vivono sparsi ovunque. Nel territorio collinoso vi sono pure campi coltivati e in pianura viene allevato bestiame. Alcune cose naturalmente sono tali e quali, lui dice, a quelle che vi sareste aspettati, già che sui monti non si trovano pesci e nell'acqua non cresce vino. In conclusione, l'immagine del paese che vi siete portata appresso può corrispondere nell'insieme, ma nei dettagli dovrete tollerare alcune discordanze. E poi un'altra parte del discorso invita a dire che bisogna immaginare delle aree cromatiche anche nella mente, che sfumano l'una nell'altra e che bisogna a un certo punto però distinguere queste aree per poi farle riconfluire di nuovo in qualche stato separato. Ecco, mi sembra che è un'introduzione alla psicanalisi del 32, che questa idea di fluidità che era così avanzata e rivelatrice, adesso diciamo assunto dei caratteri molto diversi e più complicati da gestire. Infatti, soprattutto per i fenomeni migratori, possiamo dire che i confini si sono molto allargati, i confini del sé, ma anche sono diventati estremamente precari, molto più precari di prima. Io ho trovato, sempre nel libro di Boni, un termine che mi ha addirittura commosso, che è quello di harrag, che forse in arabo si pronuncia harajwan, che indica il bruciatore di frontiere, vuole proprio dire, la rabbia è il bruciatore di frontiere. E con questo si indica chi parte per l'altra sponda del Mediterraneo, lasciando tutto dietro di sé e bruciando i propri documenti per paura di essere rispedito nel paese di provenienza, operando così un'autodestituzione radicale e una disidentificazione da sé che possiamo soltanto immaginare quanto possa essere dolorosa. Eppure il rifugiato in genere appartiene a delle comunità stabili a cui prima o poi vuole tornare. E qui volevo raccontare di un documentario molto interessante fatto da Baham Kiarostami, che è il figlio del grande Kiarostami, un iraniano ovviamente come Kiarostami, che ha fatto un documentario si chiama Exodus, sulla immigrazione degli afghani in Iran. E gli afghani in Iran rappresentano una parte di immigrazione enorme, sono più di 4 milioni, è un'immigrazione antica che continua nel tempo e in genere appunto sono, già adesso vi risparmio come sono organizzati. E nel documentario Exodus di Kiarostami, lui è andato a riprendere un centro di smistamento dove gli ufficiali o la polizia iraniana accoglie questi afghani per cercare di capire perché se ne vogliono andare. Questa è la sostanza. Non lo fanno stranamente in maniere, non fanno un'opera di dissuasione, no? Non sono ricattatori o violenti, ma sembrano voler dire: ma che cosa vi manca? Perché ve ne volete andare dall'Iran? Cosa manca nel nostro paese? Com'è possibile che preferiate tornare in Afghanistan dove c'è la guerra, la fame, la povertà? Allora, Guaro Mayunpur, che è una psicanalista iraniana che forse conoscete, ma ha commentato questo film mettendo in luce la tristezza e il senso di umiliazione che questa situazione provoca nel popolo iraniano. Siamo così poveri, non abbiamo niente da offrire, tanto che pensiamo che persino gli afghani, cioè, vogliono andarsene dall'Iran. È un'immigrazione inversa, fenomeno al quale probabilmente dovremo assistere sempre di più, perché i paesi ospitanti si stanno in tutte le parti del mondo impoverendo o problematizzando da questo punto di vista.
Eppure allora propone Goar che se fosse possibile riconoscere nell'altro la propria debolezza, si riuscirebbe non più a rigettarlo. Cioè se la debolezza dell'afgano fosse... 5 minuti, non posso dire più niente. Non posso prendermene 5 in più visto che ho cominciato così tardi? No, fantastico. Allora, va bene, comunque se si facesse questa operazione in cui si potesse non rigettare ma rivalutare narcisisticamente il significato che ha per l'altro, che si ha per l'altro, forse sarebbe possibile un rinforzamento, un rispecchiamento. Vabbè, allora io come posso riassumere in 5 minuti questa cosa molto più complessa che era la parte, diciamo, che veniva dopo. Io anche Vercelli e anche Alberto in una maniera diversa, ma anche adesso Molinari quando parlava di una convivenza particolare, quella tra i palestinesi e gli israeliani, che fa convivere insieme dei nemici. Perfetto, mi si sta pure scaricando la batteria, quindi può darsi fra un po' devo cambiare stanza. Ecco, io pensavo che se noi pensiamo a una possibilità di convivenza tra delle alterità, dato per scontato, diciamo, in due parole, che le identità sono delle eterogeneità complesse e sono dei processi di costruzione che durano in realtà tutta la vita negli individui e nelle culture e nel rapporto individuo-cultura, salto tutto e vado a dire che se noi, dal mio punto di vista, riuscissimo a considerare delle parti irriducibili interne, nostre, che non possono come alterità, appunto, costituirsi come alterità, che non possono mischiarsi troppo con noi, ma hanno il destino di essere soltanto ospitate dentro di noi, in una specie di coabitazione più ancora che convivenza, direi, perché la coabitazione fa pensare anche adesso all'ambiente che le ospita, che è un altro dei nostri grandi punti e problemi, no? Abbiamo tutti questa sensibilità ambientale. Ecco, forse potremmo pensare, riuscire a pensare di più a questa situazione di coabitazione e convivenza. Per concludo, c'era tutto un discorso sulla Zaltzman, o Zaltzman come la chiamano i francesi, che era molto interessante sulla umanità e sull'appartenenza comune, come lei la chiama, perché io penso che a questo punto, diciamo, anche avendo saltato tanti passaggi, sarebbe importante fare un riferimento allargato che permetta un salto dalla situazione individuale ad una più generale, in cui questi aspetti irriducibili appunto possono essere contemplati in un'appartenenza comune, come dice la Zaltzman. Lei parlava di un'entità libidica globale comune a tutti gli esseri umani, parlava anche di una pulsione anarchica, che è quella che aiuta il soggetto a uscire da un eros agglutinante e mortifero, che è una condizione psichica in cui il legame diventa un'amalgama invece e poi si annichilisce il soggetto, e in questo caso avrebbe invece una funzione disaggregante. A questa pulsione anarchica io mi permetto, l'ho già fatto, quindi mi sono già permessa in un libro, in un convegno tempo fa, di aggiungere un'altra pulsione che io chiamo la pulsione di umanità. Perché per tutte le cose che abbiamo detto e tutte anche quelle che non ho detto, ma che insomma avrei voluto dire, è certamente l'umano contiene il razzismo connaturato, credo, dal mio punto di vista, anche se originato da vari meccanismi interni e esterni che abbiamo visto, ma contiene anche gli affetti e la propensione alla condivisione. Quindi è impossibile non essere razzisti, ma è impossibile non essere umani. Quindi questa impossibilità a non essere umani, io la considero una pulsione di umanità, cioè una spinta così forte, originaria,
che la psicanalisi in realtà poi ha sempre accettato, ha sempre contemplato, perché certamente ha messo in qualche modo in una maniera dicotomica pulsione di vita e pulsione di morte, ma anche Freud parlava di un impasto tra queste, no? Ecco, la psicanalisi, allora qual è la sfida della psicanalisi rispetto a questo discorso anche del razzismo? È quello di lavorare sulla possibilità, di far emergere da questo drammatico impasto un pensiero espanso che possa considerare tutti gli elementi senza espellerli preventivamente, in modo che la verità psicologica, che poi è quella che almeno interessa l'analisi, ma mi pare che poi interessi tutti, anche Vercelli lo diceva, del razzismo e della distruttività e della inumanità non venga negata, ma lavorata culturalmente, noi diciamo sempre in quel cultural bite, che è questo lavoro della cultura. Grazie. Grazie Lorena, è una specie di maratona appassionante. E tu hai dato un contributo davvero importante. Io non ho, ormai mi cucio la bocca e voglio però presentare Marta Pezzati e Sonia De Cristofaro, che sono le nuove leve che si stanno impegnando nell'organizzazione della giornata della memoria tra il Centro Milanese di Psicanalisi e la Casa della Cultura. Naturalmente, come diceva Semi, la psicanalisi è anche una faccenda personale e tutte e due hanno delle loro ragioni personali per essere così appassionatamente partecipi di questa organizzazione. Marta ha una storia di ricche contaminazioni tra ebraiche, greche, Smirne, le catastrofi del 22, e Sonia invece ha una origine cecoslovacca. Con dei suoi familiari hanno vissuto nei campi di internamento come prigionieri politici e hanno continuato poi il loro impegno durante la guerra fredda a difesa dei rifugiati in Europa. Quindi brevissimo spot su di voi, che riguarda sia la vostra presenza al Centro Milanese di Psicoanalisi che la vostra storia, e a voi la parola adesso. Chi comincia per prima? Comincio io. Sonia, va bene. Grazie a tutti. A me sarebbe stato dato il compito di un commento a Lorena Preta, che stringerò anch'io per motivi di tempo al minimo. Un intervento comunque ricco di spunti. E riprendo due temi di questa cultura Arbeit della giornata, di questo nostro sforzo collettivo. Il primo è quello della natura dell'esperienza dell'incontro con l'altro, che credo vada approfondito sempre e comunque. Il secondo riguarda il tema della convivenza e della coabitazione, al quale la domanda di Alberto Semi questa mattina, quale tipo di setting potevamo pensare, e l'intervento di Molinari hanno già accennato in qualche modo. Allora, per ritornare sull'incontro perturbante con lo straniero, lo straniero, Jean-Luc Nancy ne parla come un intruso che si introduce con prepotenza, senza avvisare, essere stato invitato. Porta con sé qualcosa che istantaneamente ci divide e ci mette a disagio. L'estraneo non è riconoscibile, non è rassicurante, non è come noi, non è l'altro del dialogo, non è quello con cui ci possiamo misurare. È l'altro, si diceva stamattina, nella sua inafferrabilità, nella sua impossibilità di essere diverso. Io credo, ecco, che sia questo, per le nuove generazioni, per riportare le cose ad oggi, che dobbiamo imparare a tollerare, a pensare, di nuovo la cultura Arbeit, e a rispettare. Questo mi sembra il passaggio obbligato e irreducibile, contrario alla logica della naturalizzazione e della colonizzazione. Tradotto in fatti quotidiani, è la sfida da raccogliere quando incontriamo quella madre che storta la bocca mentre accompagna il figlio in una qualsiasi scuola elementare della periferia milanese, il cui bambino è uno dei 5 italiani in una classe di 30, e alla quale la maestra, prima ancora di insegnare l'italiano, la matematica, leggere e scrivere, deve insegnare l'italiano giusto appunto e l'osservanza delle regole. Siamo sempre meno capaci di accogliere lo straniero. Abbiamo identità sempre più fragili nostre.
Non possiamo però astenerci, a mio avviso, dal riconoscere che lo straniero porta con sé quei conti complicati che dobbiamo fare con noi stessi come esseri umani, come cittadini, come politici e aggiungo anche come psicanalisti, perché tra i mandati della psicanalisi vi è anche il coraggio di sporgersi laddove il pensiero vacilla e il dialogo è interrotto. L'intolleranza, per tornare al motivo del nostro incontrarci qui oggi, è l'esperienza, una delle esperienze al cuore dell'antisemitismo. Ci sono diversi strati, diceva Molinari, le cose nuove si aggiungono a quelle antiche nel caso dell'antisemitismo. Penso che vada detto che l'incontro con l'ebreo è comunque nell'immaginario, l'incontro con chi ha un legame diretto con Dio. Un posto, un contratto scritto, inaccessibile ai gentili. Un modo e un mondo di abitudini riservate a chi non mescola quel sangue. Quell'immaginario genera da secoli una persecuzione senza ragione e senza senso. Com'è difficile non essere razzisti? Quale setting? Lorena Preta solleva la questione della convivenza con l'alterità e del riconoscimento della diversità come unica soluzione possibile. Io mi sono fatta una domanda e mi avvalerei a questo punto della consulenza del dottor Illuminatus, di nome di fatto, che nel libro del Gentile dei Tre Savi spiega che l'incontro può funzionare solo nella rispettosa distanza e nella separatezza che permette all'altro di restare altro e straniero, senza bruciare le frontiere. Nel suo racconto I Tre Sapienti, che tra l'altro sono capostipiti delle tre religioni, l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo, dopo aver esposto le loro dottrine con tutta la forza di cui sono capaci, prendono congedo l'uno dall'altro, ma, e qui secondo me viene il punto, decidono di doversi ancora e ancora incontrare e continuare a dibattere con tutto il potere della ragione, senza negligenza, né indifferenza, né vuota tolleranza. Ed è proprio questo, credo, il nostro sforzo di non costringere il colloquio e il dialogo a quel dialogo che cerca nella mediazione comunque una colonizzazione, un assoggettamento dell'altro, ma ne fa occasione di emancipazione e di investimento personale. Sentire tutti, diceva Molinari poco fa, no? Bisogna dare veramente un ascolto, una parola a tutti. Questo sia anche il senso della giornata della memoria che, come ci ha ricordato Lorena Preta, deve trasformarsi continuamente in una radicale interrogazione della natura umana di cui in fondo siamo tutti interpreti ed esecutori. Grazie, chiudo qua. Allora, buongiorno, cercherò di essere super veloce. Allora, quasi in conclusione a questa mattinata vorrei tornare a quanto è già stato ricordato all'inizio da Simonetta Diena e vorrei tornare alla figura di Nedo Fiano. Vorrei tornarci con un breve riferimento a un mio episodio personale, come ha detto anche il dottor Semi e altri durante la mattinata. Nei giorni in cui i giornali riportavano la notizia della morte di Fiano è successa una cosa che mi ha molto colpito. Un mio amico medico, Pierluigi Porta, che ha conosciuto ed è stato amico di Fiano, mi ha mandato un messaggio carico di emozione e di sensibilità. Pierluigi mi ha inviato anche una poesia che ha scritto, non recentemente, ma verso la fine degli anni 90, una poesia a lui particolarmente cara, dedicata a Nedo, che più volte ha presentato anche ai concorsi di poesia, spinto, penso, dalla necessità di farla leggere proprio per lo stesso motivo per cui siamo qui anche noi oggi, per sensibilizzare, per interrogarci, per non dimenticare. E più volte questa poesia ha colpito nel segno, è stata notata, è stata premiata. Nei giorni seguenti, tra me e Pierluigi sono seguite confidenze e racconti in merito ai suoi ricordi riguardo a Fiano. Nelle sue intenzioni c'era il desiderio e anche la necessità di condividere con me l'esperienza vissuta nell'estate a Forti dei Marmi in compagnia di quest'uomo, raccontarmi stralci di conversazioni vive, aneddoti, impressioni, rendermi partecipe a mia volta del senso di perdita che lo aveva colpito,
alla notizia della sua morte, ma anche e soprattutto condividere con me la sensazione di quanto fosse stato importante e significativo per lui questo incontro. Dai suoi racconti l'immagine di Nedo è quella di un uomo in cui erano visibili ancora le cicatrici, anche in spiaggia, di quanto subito, ma è anche l'immagine di un uomo con una fisicità importante, un temperamento vivace, come ricordavo dai filmati che avevo visto e come coerentemente poi mi sono immaginata leggendo le sue memorie. Liliana Segre, nella prefazione al bellissimo libro di Emanuele Fiano, Il profumo di mio padre, che ricordava anche Iaffè, scrive parole simili per descrivere il padre di Fiano. Alto, bello, vigoroso, vulcanico, estroverso. Nedo, con le sue ferite inguaribili e comuni a tutti noi sopravvissuti, continua la Segre, è stato nonostante tutto l'incarnazione stessa dell'ottimismo e della volontà, del volercela fare a dispetto di ogni tragedia e avversità. Quanto è stato importante che chi è sopravvissuto abbia raccontato e testimoniato in un modo così efficace, nonostante le ferite incurabili, il suo ritorno alla vita. Ma i sopravvissuti della Shoah sono sempre meno. Come sarà poi? Tra le righe dei racconti del mio amico Pierluigi ho scorto non solo la consapevolezza della responsabilità di essere diventato testimone vivo di quanto ha narrato gli da Fiano, ma anche la necessità di rendermi partecipe, testimone viva a mia volta, di questo importante contatto con chi aveva attraversato Auschwitz, il non luogo, e ne era tornato, ferito ma vivo. Mi riferisco al concetto di testimone partecipe, come ne parla Anna Ferruta nel suo ultimo articolo sull'International Journal, con tutte le implicazioni legate a sentirsi contagiati, trasformati e responsabilizzati a livello personale e sociale dall'esperienza di essere venuti a contatto con la vista dal precipizio. David Bidussa, già stato citato e citato anche da Emanuele Fiano, scrive: «La memoria non è un accadimento, è un atto che si compie tra vivi ed è volto a legare tra loro individui al fine di costruire una coscienza pubblica». È difficile non essere razzisti. Ci siamo interrogati tutta la mattina su come sia possibile gestire questa componente sostanziale della dinamica psichica, come ha detto Lorena Preta poco fa. Preta ha parlato di questa pulsione di umanità, un impasto di distruttività e di civiltà, Thanatos e Eros, con cui siamo costretti a fare i conti, che renderebbe così complesso gestire il senso di identità nei confronti del diverso. Le sue conclusioni legate al compito del pensiero e della pratica psicoanalitica, spiace che insomma, abbia dovuto riassumere velocemente perché è veramente un bellissimo lavoro, al riguardo mi sono sembrate proprio illuminanti. E in questa giornata si intrecciano coerentemente con la responsabilità, anche fuori dalla stanza di analisi, di spendersi con passione per contribuire alla costruzione di questa coscienza pubblica. Viviamo mesi difficili, mesi di paura e incertezza, in cui i confini tra gli stati, le regioni, i comuni, ricordava anche Cristiana, e persino le persone sono stati marcati più nettamente e categoricamente, in contrasto con la necessità di poterli invece pensare fluidi, mobili, permeabili, come sappiamo essere auspicabile per una geografia di una mente che sia viva, sana e creativa. In questi mesi più che mai il diverso, l'estraneo, il non congiunto è stato additato come potenzialmente pericoloso. Il virus che gira indisturbato in un mondo globalizzato fa innalzare barriere, ci fa regredire a livelli di funzionamento troppo rigidamente difensivi. Abbiamo bisogno più che mai di non smettere di interrogarci su come mantenere le connessioni, quelle di cui anche Preta parlava, quelle che legano noi con il diverso da noi, in relazione ad un terzo anche, l'ambiente globale che coabitiamo. Connessioni che preservino la ricchezza del senso di identità individuale e della cultura che ci appartiene, senza che lo spirito di sopravvivenza della nostra identità sia del tutto accecato dal desiderio di distruzione verso tutto ciò che in quanto altro da noi è per sua natura in se stesso pericoloso. Connessioni che si snodano anche lungo una dimensione temporale e di generazione in generazione legano indissolubilmente la storia di ciascuno di noi a quella di chi ci ha preceduto e a quella di chi verrà dopo di noi. Conclude Emanuele Fiano nel suo libro: «Non mi lasciare mai, sembra che mi dica la voce di dentro». Non permetterti di dimenticarmi, di dimenticare tuo padre e quelle rovine fumanti che ha attraversato. Non abbandonare mai la voglia di entrare fin dentro i meandri più crudi dell'animo umano.
fin dove ogni morale è persa. Sappi che sei figlio della forza sovrumana, di chi non si è dato per vinto, di chi ha continuato a sperare. Sappi che sempre sarà che l'uomo può perdersi e abbattere ogni confine. Sappi che sarà sempre battaglia, comunque, per impedire che la lezione dell'uomo sia persa. Concludo con la poesia dedicata a Fiano da Pierluigi Porta. Numeri sulla pelle. Raccontami di treni, di urla, di odori acri di morte, di polvere di uomini. Parlami col tuo silenzio, uomo di Auschwitz, dell'essenziale, di nuova vita risorta da antica barbarie, limite al nostro umano che ancora ci incombe. Grazie. Grazie, grazie Marta per questa bellissima e commovente chiusura. Adesso do la parola a Anna Ferruta che concluderà per noi. Concludere un incontro così ricco è un compito impossibile e io amo pazzamente i compiti impossibili. Quindi volentieri faccio una breve conclusione mettendo in evidenza che abbiamo molto lavoro da studiare, come diceva Molinari, la cosa che è necessaria. Diciamo, faccio soltanto alcuni flash sui punti su cui dovremmo continuare a studiare e che motivano l'iniziativa della giornata della memoria in comune col Centro Milanese di Psicoanalisi e la Casa della Cultura. Noi cerchiamo di costruire dei contenitori che includano e non escludano. È un compito anche questo impossibile, ma che ha molto a che fare con quanto è stato detto in questa mattinata, e cioè ci sono alterità irriducibili che sono una fonte di ricchezza, ma che a cominciare dal, come diceva Alberto Semi, dal bambino a cui la mamma impone, propone una lingua che gli permetterà di esprimere la soggettività, ma che insieme lo metterà per la prima volta di fronte a delle alterità irriducibili. E anche la signora che mette il foggio in saor nel suo giardino, anche lei mette lì qualcosa. Non ci sei solo tu, no? Ma ci sono anch'io veneziana nel tuo giardino, no? Ecco, quindi è il problema che tutti abbiamo paura di essere annullati da qualcun altro, a cominciare da quando appunto neonati abbiamo incominciato a ascoltare una lingua che forse non ci piaceva, avremmo preferito un'altra, ma quella ci è stata data. E quindi a me sembra che questo compito appunto di costruire dei setting, come ha ricordato Semi, come ha ricordato Claudio Vercelli e anche Molinari, dei setting sociali nuovi che permettano convivenza, coabitazione, dialogo, transizione tra i confini che possono anche essere bruciati o ricostituiti. Questo è il compito del tempo che viviamo. Ovviamente, ed è un compito difficilissimo, ma che è anche affascinante e che motiva questa iniziativa della giornata della memoria. Non dedicarci a costruire elementi che sviluppano delle razionalità paranoidi, come ha detto sempre Claudio Vercelli, ma essere consapevoli che in ogni caso l'antisemitismo è specifico della nostra cultura e non possiamo fare come se fosse una cosa qualunque come tutte le altre, come ha mostrato l'intervento di Maurizio Molinari quando ha descritto il modo nel quale attualmente negli Stati Uniti viene concepito l'oppressione delle minoranze di tanti aspetti. Quindi la nostra ambizione è quella di unire insieme il micro e il macro, la pluralità, e trovare soprattutto, io credo, dei setting sociali adatti ad esprimerla senza per forza aggredire degli altri o annullare degli altri. È il motivo per cui il nostro gruppo di studio di lavoro ogni anno propone l'incontro della giornata della memoria, e la stessa giornata della memoria è uno di questi setting sociali di cui modestamente siamo orgogliosi, che tentano di ristabilire continuamente convivenza tra culture
alterità diverse e migrazioni, e io penso che la questione dei migranti lo capiremo solo tra non so quali quanti anni, come abbiamo compreso tardivamente quella del colonialismo. I migranti migrano tra confini ed è quello che continuamente dobbiamo fare tutti, trovando nel lavoro della cultura dei setting e dei contenitori che non approfittino di queste accoglienze per annullare qualcuno di noi o degli altri. Grazie a tutti. Grazie anche a voi altri. Grazie, grazie a tutti davvero, grandissima mattinata. Grazie a voi, grazie dei contributi, della collaborazione, della reciprocità. Grazie per questa ricchezza. Bene, vi ringrazio tutti anch'io. Grazie a tutti. È stata una giornata davvero ricchissima di stimoli. Speriamo che l'anno prossimo di poterla ripetere stando in presenza su nuove tematiche. Certo. Oh sì. Va bene. E gli altri. Quindi anche il pubblico, e di sentire anche gli altri. Eh sì. Grazie anche al tecnico della Casa della Cultura, Maurizio, che senza il quale non avremmo comunicato. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.